Vado? Amici sportivi di Antenna Sud, amanti del nuoto, appassionati di mare in generale, un gentile buongiorno a voi da Attilio Scarano. Quest'oggi siamo a Rodi, sul Gargano, località Lido del Sole, precisamente presso il Lido Blue Marine, per seguire un evento bellissimo, importante, che vi terrà incollati agli schermi. Si chiama Swim Race Gargano, è la prova agonistica federale di nuoto in acque libere, la seconda tappa del circuito Open Water Challenge in Puglia, la prima volta che questa gara a livello nazionale viene organizzata sul Gargano. Con me c'è Ruggero Messina, consigliere regionale responsabile settore nuoto in acque libere, al quale chiediamo subito di presentare questo evento. Che evento è? Perfetto, grazie a tutti. Intanto è la prima tappa, una prima tappa in un territorio nuovo. La Puglia è circondata dall'80% del mare e quindi è sotto completa osservazione dalla Fincentrale per capacità organizzative e per bellezza territoriale, appunto. Questa è la prima tappa sul Gargano, la Swim Race Gargano. Seconda tappa del circuito Open Water Challenge Fin Puglia, nuoto in acque libere, mezzo fondo sprint, gare federali, gare avallate dalla Federazione Italiana Nuoto, settore nuoto in acque libere, appunto. Abbiamo un percorso di un miglio marino, con partenza dal corridoio di lancio, a sinistra troviamo la traiettoria, un rettilineo di 300 metri per poi svoltare sulla tangente esterna di 900 metri e poi rientrare con uno sprint finale di 600 metri nell'imbuto di arrivo, toccando il cestello del cronometraggio, ecco, elettronico. Questo è proprio il percorso che possiamo inquadrare. Si partirà da qui ad un'altezza di circa 150 metri più o meno dalla spiaggia. Sì, assolutamente, 100-150 metri dalla spiaggia. Abbiamo un cronometraggio elettronico con chip al polso degli atleti. Verranno effettuate due gare, una per la categoria agonisti, se ricordo bene 22 partenti e 44 master. Come prima tappa su un territorio incontaminato da un punto di vista agonistico è un grande risultato. Abbiamo trovato la disponibilità dei proprietari del Lido, che si sono veramente resi disponibili e determinati nel portare una tappa del campionato regionale di nuoto in acque libere federale qui sul Gargano. È un territorio veramente che è stato apprezzato dai partecipanti e non solo. Abbiamo una portata di pubblico di oltre 150 persone, considerando tutto l'indotto. Grazie a Giuseppe Rosanna e Lo Bascio, che veramente hanno fatto più dell'impossibile. Ecco, quindi diciamo che l'obiettivo primario è proprio quello di valorizzare le bellezze di questo territorio del Gargano, a partire proprio dalle sue acque. Assolutamente, il bello di questa disciplina è quello di poterla intrecciare con un aspetto turistico ed ambientale del territorio. Abbiamo un territorio veramente eccellente, mare, bandiera blu, strutture ricettive interessate, un Lido con 600 ombrelloni, quindi sono importante la location per poter organizzare questa gara. Oggi la gara non è l'unico evento, un insieme di eventi. Ecco, ti stanno chiamando, forse sì, dovresti andare. Sì, assolutamente. Allora ti lasciamo. Grazie. Anche perché la gara sta partendo. Quello che vedete sono tutta la gente, un misto di turisti, curiosi, tecnici, accompagnatori, che sono qui curiosi per seguire il corso di questa gara. Sì, Marzia. Ecco, con noi c'è Marzia, alla quale chiediamo subito di spiegarci quest'altro evento. Oggi è una giornata ricca di eventi, c'è compreso anche il progetto Lifeguard Open Water. Di che si tratta? Allora, praticamente abbiamo pensato di affiancare a questo circuito di nuoto in acque libere la figura dell'assistente bagnante rilasciato proprio dal settore Federazione Italiana Nuoto Salvamento.
e appunto ci saranno comunque ad affiancare per la sicurezza in mare del bagnante la figura dell'assistente bagnante, che è la responsabile preposto alla sicurezza in mare. Loro assumono tramite il corso di formazione tutte le competenze per poter svolgere poi in piena tranquillità e autonomia i vari soccorsi, se ci dovessero essere. Ecco, innanzitutto ti presento meglio, Marzia Messina, responsabile del settore salvamento della BAT. No? Ok, va bene. In ogni caso, il settore della sicurezza è importantissimo per questi eventi. Possono sembrare, come dire, facile da organizzare, però un evento così, no, non in piscina ma in mare, serve... È complicato, sì, infatti. E ci bisogna avere tanti occhi, tanti... essere in grado comunque di percepire se ci dovesse essere comunque il pericolo e, perché no, di far sentire comunque il bagnante stesso in sicurezza. Anche perché comunque il mare rispetto alla piscina può celare pericoli più gravi, diciamo, ad esempio penso solamente, non so, alle meduse, a un'onda particolarmente alta. Sì. Oggi che giornata è, tu che hai un occhio sicuramente più diverso dal nostro? Il mare comunque, la temperatura dell'acqua oggi è di 25 gradi, è abbastanza tranquillo, quindi non ci auguriamo che proceda tutto per il meglio. Va bene, grazie mille del tuo intervento, continuiamo la nostra diretta perché la gara sta per partire. Andiamo a cambiare. Okay. Allora, con noi c'è Venere Altamura. Tu te ne intendi di questa gara perché ne hai già vinte due negli scorsi anni. Allora, ti chiediamo, che gara è? Come si vince? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, queste sono gare di fondo, gare in acque libere. L'anno scorso c'è stata un'edizione a Biceglie, sia il miglio la mattina che la 5 km il pomeriggio. Io sono riuscita a farle tutte e due e mi sono divertita tantissimo, e infatti il segreto è proprio questo: divertirsi, non pensare di aver paura del mare, anche se la maggior parte di noi sono abituati a nuotare in piscina, e godersi insomma questa gara che è bellissima. Ecco, proprio questo volevo chiederti: molti nuotatori sono abituati alla sicurezza, diciamo, della piscina, in mare è tutto diverso, che cosa cambia? Cosa c'è dietro anche nella preparazione? Allora, io personalmente mi alleno sempre in piscina, non mi alleno a mare, e sicuramente cambiano tante cose, a mare ci sono tante variabili, io ho partecipato anche agli assoluti di fondo lo scorso anno in acque libere, e cambia la traiettoria, che ovviamente non devi seguire una linea sul fondo, cambiano gli avversari, un po' di spinte anche, e ci sono tantissime variabili, quindi il bello è che le gare a mare non sono mai tutte uguali, sono sempre diverse. Ecco, c'è una strategia che si potrebbe consigliare, diciamo così, anche vedendo il percorso oggi dovrebbe essere di forma rettangolare con uno sprint finale, diciamo così. C'è una strategia, non so, ad esempio penso all'inizio quando si forma il gruppone, una serie di spinte, poi c'è lo sprint finale, quando si può accelerare, quando si deve tenere il passo invece? Allora, la strategia che gran parte dei nuotatori utilizzano è quella di mantenersi l'uno sulla scia dell'altro, quindi restare tutti uniti e non perdere appunto la scia. La partenza è sempre difficile proprio perché siamo tanti e ci accalchiamo alcune volte. La strategia è quella di non mollare, tener duro. Come ho detto prima, divertirsi, e ovviamente lo sprint finale ci deve essere sempre alla fine. Il tuo obiettivo di oggi, vabbè, inutile chiedertelo, oltre al divertimento. Il mio obiettivo di oggi, in realtà volevo prendere un po' di sole, però non ce n'è tantissimo. Non c'è tanto sole. No, vabbè, speriamo, sicuramente sarà una bella gara, anzi ringraziamo la Federazione Italiana Puglia e tutti gli organizzatori che hanno permesso di rendere tutto questo possibile, perché quest'anno c'è proprio un circuito regionale che gli altri anni non c'è mai stato. Tu sei di queste terre, di dove, qual è la tua terra d'origine? Provincia di Bari, sono di Molfetta. Che ne pensi di queste terre, il Gargano? È una delle prime volte che questa gara viene organizzata qui, tra le bellezze di questo luogo, i mari anche molto belli. Sì, ma è meraviglioso anche solo arrivarci, perché abbiamo potuto godere del panorama dei laghi di Lesina e Varano. Non vengo spessissimo qui, quindi è anche un modo per restare tutta la giornata e godercela fino alla fine.
Va bene, allora noi ti facciamo naturalmente in bocca al lupo e speriamo di vederti al traguardo quanto prima, diciamo così. Grazie. Grazie, grazie. E allora continuiamo con le immagini, la gara che partirà tra pochissimo. Questi sono gli atleti, accompagnatori, curiosi, turisti. Dovremmo essere intorno alle 200 unità qui a Lido Blue Marine del Lido del Sole, ricordiamo, a Rodi, sul territorio del Gargano. Dicevamo Swim Race Gargano, prova agonistica federale di nuoto in acque libere, la seconda tappa del circuito Open Water Challenge Fin Puglia. La prima tappa è stata a Polignano il 18 maggio, la seconda oggi a Rodi, la terza sarà in provincia di Lecce, la quarta invece a Taranto. Dicevamo, non è l'unico evento di giornata, sono una serie di eventi, forse la gara è l'evento principale, quello più seguito, ne sono due, ricordiamo, quello della relativa alla categoria agonisti, la seconda relativa alla categoria master. Ricordiamo che sono 66 partecipanti, 66 iscritti a questa gara, di cui la maggior parte arrivano dalla Puglia, naturalmente da tutto il territorio della Puglia, Foggia, Bari, Canosa e anche altri luoghi, ma ci sono anche alcuni atleti che arrivano, pensate, dal Lazio e dall'Abruzzo, quindi comunque una prova federale che accoglie anche atleti da altre parti d'Italia. Questo fa capire anche la sua importanza. Dicevamo, abbiamo nominato anche il progetto Lifeguard Open Water, che è una sorta di sensibilizzazione sulla figura dell'assistente bagnante, che è volgarmente detto bagnino. Abbiamo sentito prima, una figura molto importante per la sicurezza. Oggi ci saranno durante la gara una serie di imbarcazioni veloci acqua scooter che prima sono passati. Ecco, sentiamo intanto ultimi dettagli, ci siamo quasi, dovrebbero mancare pochissimi minuti alla partenza. Dovrebbero partire prima gli agonisti, che sono 23, quindi questa dovrebbe essere la prima gara. Dicevamo anche un presidio medico con ambulanza e defibrillatore semiautomatico, naturalmente una serie di imbarcazioni, canoe che seguiranno tutta la gara per garantire la sicurezza necessaria in questi eventi, perché lo ripetiamo, non è una gara in piscina, è una gara in mare, ci sono delle varianti che difficilmente si possono calcolare, quindi c'è bisogno di una sicurezza importante, impegnativa. Lo scopo naturalmente della manifestazione è quello di integrare turismo e sport nel territorio di Rodi, quindi farne un progetto pilota per estenderlo a tutto il Gargano, considerando quelle che sono le bellezze del litorale garganico. Sono previsti, lo ripetiamo, sono qui circa 200 unità di pubblico tra atleti, tecnici, accompagnatori, turisti, curiosi. Si partirà da circa 150 metri di distanza qui dalla spiaggia, dalla battigia. Poi è previsto un percorso, lo vediamo, dovrebbe essere di forma rettangolare con uno sprint finale di circa 600 metri, quindi vedremo, c'è curiosità di capire anche come si svolgerà la gara che seguiremo. Inizialmente prevedibile una partenza difficile, si forma sempre il famoso gruppone, poi da lì potrebbe staccarsi qualcuno dei più talentuosi. Dicevamo, a proposito di iniziative, c'è anche quella dedicata al plastic free di Legambiente con le associazioni di San Nicandro e Monte Sant'Angelo per sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più gravi emergenze ambientali che si sono dei nostri giorni, quella relativa all'inquinamento da plastica. Questa è un'iniziativa che si svolgerà nel pomeriggio, però mi sento di dire altrettanto importante, anche perché è stato firmato ad aprile un protocollo d'intesa tra CONI e Ministero dell'Ambiente proprio per promuovere iniziative in tal senso, no? Di sensibilizzazione su temi come quello dello sviluppo sostenibile, quello della raccolta differenziata, proprio a partire da queste competizioni. Eliminare la plastica è fondamentale, ci dicono gli scienziati, gli studiosi, che purtroppo sono previsti nei prossimi anni situazioni ancora più gravi del previsto, quindi conviene iniziare a lavorare già da adesso. Quello che state vedendo adesso è uno dei cani di salvamento. Chiediamo proprio che cane è. Allora, lei è Ira, è un cane tesserato SciSAR, Scuola Cani Italiani Salvataggio Nautico e Ricerca.
e siamo qui per fare pattugliamento appunto e sicurezza per la manifestazione. Quindi se noi seguiremo in barca, se cadiamo per sbaglio abbiamo tre unità, una sull'imbarcazione, un'altra unità cinofila dall'altra parte e noi qui e io come infermiera più il cane sempre brevettato, Ira. Quindi siamo sicuri, Ira, te, altri? Assolutamente sì. Ma farete manifestazioni, prove di qualcosa o siete soltanto per... Oggi purtroppo penso di no, però dato che abbiamo il nostro rappresentante potremmo fare qualcosa, non si sa. Magari si sa. Più tardi chiediamo. Va bene, grazie mille. Diamo una carezza a Ira, questo bellissimo golden. Golden, sì. Bellissimo cane. La gara sta per partire intanto. Possiamo inquadrare gli atleti che si posizionano per le ultime operazioni. Vediamo qualcuno che scatta qualche foto. Ultimi discorsi prima dell'inizio della gara. Dicevamo una gara bellissima in mare, con tutte le variabili, le difficoltà che il mare aperto può celare, a differenza del nuoto in piscina. Tutti gli atleti dal giudice arbitro, ripeto, tutti gli atleti dal giudice arbitro, grazie. Ricordiamo che questa manifestazione è anche tappa nazionale del circuito FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi Relazionali, per la disciplina del nuoto per salvamento in acque libere, una sorta di gara bis, gara secondaria che dovrebbe iniziare verso mezzogiorno, forse anche dopo, tra atleti con difficoltà relazionali. Per ora è prevista un percorso di 25 metri sulla spiaggia, poi si immergeranno nel mare, giro di boa e quindi poi il ritorno fino al punto di partenza. Quindi come vedete una giornata ricca di eventi, non è soltanto la gara in sé di mezzo fondo sprint, ma una serie di eventi collegati, una giornata bellissima. Ripeto, tutti a buttarci nella bolgia perché il giudice arbitro darà le ultime indicazioni, proviamo a seguirle. I master al briefing gara, i master qui sotto al gazebo, i master, gli atleti master al briefing pre-gara. Ruggero, se vuoi io ho la lista proprio nominativa, sia degli agonisti che dei master. Dove è scritto master, inizia di master. Procacci, Sicolo, Di Pilato, De Santis, Boccuni, Rapisarda. I master qui al briefing pre-gara, cominciamo ragazzi! Prova. Buongiorno a tutti! Sono Lalla Sportelli, giudice arbitro della manifestazione di oggi, che prevede un percorso di 1800 metri circa. Effettueremo due partenze, quindi due gare abbastanza distinte, quella degli agonisti e quella dei master. Quindi al momento effettueremo l'appello solo degli agonisti. Invito i master a rimanere abbastanza dietro perché passerà. Vediamo il percorso. Avrete circa... Bene.
Avrete circa mezz'ora di tempo, perché aspetteremo comunque l'arrivo di tutti gli agonisti. Quindi tranquilli, vi chiedo soltanto di non andarvene, perché il ritrovo è qua, verrete richiamati, quindi chi c'è c'è, non ci sono altri appelli perché siete stati già controllati. Al momento per i master controlleranno appello, funzionatura, se eventualmente... Tanto possiamo inquadrare quello che è il percorso previsto. Quindi come vedete Boa 1 si parte da questo punto, poi si raggiunge la Boa 2, 300 metri, poi altri 400 metri per arrivare alla Boa 3, poi una sorta di rettilineo lungo circa 900 metri, poi il sprint finale di circa 600 metri fino alla Boa numero 8. Questo è il percorso in forma rettangolare o trapezoidale, che dir si voglia. Mentre sono in corso le ultime indicazioni da parte dell'arbitro, del giudice. Non funziona, non lo so. Sì, ma tanto mi si è... Prova. Funziona. Verrete chiamati, percorrerete questo piccolo corridoio, ci ritroviamo tra le due boe, prima e otto, verrà fatta la partenza, tutte le boe sono da lasciare a destra. Alla boa numero 8, quella gialla, accanto troverete una boa, quella della orca, ben visibile, arancione. Non vi preoccupate, potete comunque tagliare, cioè in sostanza passare in mezzo alle due boe senza problemi, non è infrazione, non è nulla. Vi ricordo di toccare il tabellone all'arrivo, quindi puntate dalla boa 1 alla boa 2, tutte da lasciare a destra. Anche la 1? Sì, ma la boa 1 non la consideriamo. È partenza. Fine. Possiamo considerare la boa 1 questa in sostanza, perché noi partiamo tra le due boe, quindi leggermente più avanti. Quindi qua non dobbiamo girare, perché siamo già tra le due boe. Possiamo considerare come boa numero 1 questa in realtà. Tutti a destra, è facilissimo, non... quindi è abbastanza facile. Sì, quella è la zona, dove stanno gli... Mi chiedo soltanto, un attimo, è semplice. Se eventualmente qualcuno dovesse tagliare e venite richiamati dai vari giudici, dovete risanare il percorso, quindi tornate indietro, risanate il percorso e non c'è nessun problema. In caso contrario c'è la squalifica, ok? Vi avviso. Avete domande, dubbi? Se vi sentite male o c'è qualche problema, alzate il braccio. Arriviamo o noi con le barche o ci sono le varie moto d'acqua che vi vengono. Ragazzi, un'altra informazione. All'arrivo, quando toccate il tabellone, gridate il numero, così è più facile per noi. Tutto chiaro? Possiamo partire? Ok? Ditemi il numero. Iris. Beh, io non ci sono. Sì, attenzione. E quindi dopo le ultime decisioni da parte del giudice arbitro, i nostri atleti si apprestano alla partenza, quindi io direi che si meritano tutti un grande applauso di incoraggiamento. Bene, giornata all'insegna dello sport, spensieratezza, e chiaramente come sempre vince il migliore. Buon divertimento a tutti. Sì. Allora, avete sentito quelle che erano le ultime indicazioni da parte del giudice arbitro, che di fatto ha spiegato il percorso
previsto per questa gara, le regole da rispettare da parte di tutti gli atleti, pena la squalifica. C'è una serie di boe da raggiungere, un percorso di forma rettangolare con uno sprint finale. Gli atleti sono pronti per partire per la categoria agonisti, sono 23. Sì. Poi naturalmente avremo modo di dirvi chi sono. Ricordiamo, sono 66 in tutto i partecipanti, di cui 23 agonisti, 43 master. Agonisti che si dividono in varie categorie di età, vanno dai 12-13 anni circa fino intorno alla soglia dei 20, con varie categorie, da esordienti a ragazzi, junior, cadetti e senior. Queste le categorie. Ultime fotografie di rito prima della partenza. In un secondo momento ci sarà invece la gara relativa ai 43 partecipanti per la categoria master. Ossia gli atleti un po' più anzianotti, per così dire, che vanno dai 25 fino ai 65 anni. Ricordiamo, manifestazione federale patrocinata proprio dal comune di Rodi Garganico, con il sostegno del comitato regionale pugliese del CONI, nella persona di Angelo Giliberto, presidente proprio del CONI Puglia, e Domenico Di Molfetta, delegato provinciale, organizzata invece dal comitato regionale della FIN, proprio nella persona di Ruggero Messina, che avete sentito prima ai nostri microfoni, consigliere regionale responsabile del settore nuoto in acque libere, con l'avallo naturalmente anche del presidente Federazione Italiana Nuoto Puglia, Nicola Pantaleo, titolare dell'evento sportivo, e l'Aquarius Piscina Canosa in collaborazione con lo stabilimento balneare Lido Blu Marine, nel quale ci troviamo di fatto. Un lido davvero molto bello, che ogni estate riempie i propri ombrelloni e non solo. Molti foggiani, molti pugliesi naturalmente conoscono queste zone, fanno parte del Gargano, una terra bellissima con i suoi mari, e oggi proprio queste acque faranno da teatro alla Swim Race Gargano. Mezzo fondo sprint, ricordiamo, un miglio marino, 1800 metri, unico giro.
si scivola. Quello è me. Sali? Vedi che si scivola, eh? Va. Tranquillo, vai. Vai, è tutta roba tua. Ok. Dove mi... Dove ti trovi? Oh, mettiti là. Il cambio. Io mi metto qua. Tanto ci accingiamo a salire anche noi sulla barca. Prendi posto. Manovre un po' complicate, chiediamo scusa, ma sono assolutamente necessarie per seguire la gara in diretta su Antenna Sud Live, canale 90. Sposta di Axel. No, dammi a me la macchina. Dalla a me. Sei scollegato. Ah, vai. Spostati. Mettiti, no, siediti. A dove? Qui al lato? Sì. Perfetto, non ti muovere. Allora, ci siamo posizionati qui sulla barca, procedure di sicurezza molto rigide anche per noi. Ce la fai? Che so? Come si chiama il cane? Axel. Ah, Axel, intanto vicino a noi attenzione, c'è un che arriva l'acqua, bellissimo . Axel. Con questo mare qui, vai avanti. Voglia di farsi un tuffo anche noi. Ci sarebbe poi il problema di restare a galla, ma... Ce la faremo. Mettiti dietro, te. Mettiti dietro, che è contro bilancio. Sedere dietro? Sì. Vai, basta. Il cane è qualcuno. Vai, dammi a me. Aspetta, Allora, intanto, tra me e l'operatore c'è un bellissimo cane. Non so se lo riusciamo a inquadrare, Axel. Ma questo testone nero, no, è timido. Mi sa che si è messo Axel al posto mio. Si è messo... La fine che faremo. Axel, che è un po' il padrone della barca. Intanto vado a salutare, con me c'è Stefano Palazzo, responsabile della comunicazione dell'evento. Con lui seguiremo questa gara, mi farà da spalla al commento tecnico di questa gara. Intanto Stefano, vado a chiederti che gara è, come la presenteresti? Buongiorno a tutti, allora sì, una gara molto lunga, la prima volta che noi siamo qui sul Gargano, diciamo in provincia di Foggia questo evento non è stato mai organizzato e devo dire che almeno visto l'entusiasmo che abbiamo visto già stamattina penso che sia stata veramente un'operazione di grande successo. Abbiamo 64 iscritti, che è un ottimo numero considerando che contemporaneamente molti degli atleti sono impegnati al Trofeo Sette Colli a Roma, ci sono stati i campionati regionali esordienti A fino a ieri a Bari, domani ci saranno i campionati regionali di salvamento e quindi diciamo molti atleti non hanno, soprattutto nel settore agonistico, non hanno risposto all'appello. Però avere 64 partecipanti in una competizione in acque libere qui per noi della Federazione Italiana Nuoto è veramente un grande successo. Devo dire complimenti sicuramente alla famiglia Lobasci, i proprietari qui del Lido Blue Marine, che hanno avuto la lungimiranza di capire praticamente quali sono le potenzialità di una situazione del genere, e devo dire che questa gara sarà, credo, una delle più belle, perché avere la possibilità di avere tutto il campo gara in piena visione dalla spiaggia, per chi ovviamente resterà a guardare la gara, non abbiamo mai avuto questo tipo di opportunità. Considerate che Polignano era la 5 km, la 1,5 km, era in pieno mare, per cui la gente, se voleva vedere tutta la gara, si doveva ovviamente spostare lungo il percorso. Qui invece c'è la possibilità direttamente dalla spiaggia di poterla diciamo visionare e quindi godersi questo spettacolo, che sicuramente sarà veramente entusiasmante. Ecco, uno degli obiettivi principali quindi di questa manifestazione è quello di valorizzare anche il territorio bellissimo del Gargano, no? Mi viene da, non so se riusciamo a inquadrare un po' il litorale, queste acque bellissime sul quale stiamo navigando, quindi l'obiettivo è fare di questo progetto un progetto pilota, no? Per tanti altri in futuro, chissà. Assolutamente sì, perché noi siamo fortunati a vivere in una regione come la Puglia, che praticamente è lambita dal mare ovunque, tutta la costa, Adriatico, Ionio. Per cui il progetto della federazione, che è nato 3 anni fa, è stato, diciamo, per la prima volta noi ci siamo appoggiati a Polignano con la Tri Week, dove fanno il triathlon,
ed è stato un progetto vincente. L'anno scorso siamo stati a Bisceglie, l'idea era quella di fare una, diciamo, una situazione itinerante in quest'anno, però abbiamo avuto un eccellente riscontro da parte diciamo, delle società pugliesi che hanno voluto quest'anno addirittura, siamo riusciti ad organizzare addirittura ben 4 manifestazioni, cioè Polignano, abbiamo oggi questa qui a Rodi Garganico, poi avremo a luglio nell'Eccese e poi a settembre avremo praticamente l'ultima gara conclusiva che sarà a Taranto. E questo, diciamo, avrà il doppio scopo anche ovviamente di far conoscere, come dicevi giustamente tu, le bellezze del nostro territorio. La Puglia è diventata uno dei posti, diciamo, più ambiti per le vacanze, come location per il cinema, per cui nel nostro piccolo cerchiamo di fare proseliti anche da questo punto di vista. Quindi la nostra idea è quella di cercare di avere più atleti che possono venire da tutte le, diciamo, le parti d'Italia per venire a gareggiare qui. Quindi il binomio turismo e sport, poi è un binomio vincente, se vogliamo, che oggi lo ritroviamo qui in questa manifestazione. Assolutamente sì, cioè l'idea è proprio quella, cioè di poter diciamo, di avere la possibilità di poter unire queste due cose, quindi le persone che vengono non devono solo ovviamente venire a gareggiare, ma l'idea è quella di venire a farsi anche una mini vacanza, perché ovviamente poi il bello di tutto questo è quello di potersi poi godere ovviamente post fatiche della gara del miglio, restare sulla spiaggia, usufruire dei servizi che offre questo territorio, alberghi, quindi ristoranti, quindi dare la possibilità un po' a tutti quanti di conoscere anche dal punto di vista sportivo il Gargano, perché sicuramente, diciamo, siamo molto ben conosciuti per quanto riguarda la provincia di Bari, siamo ben conosciuti per quanto riguarda la provincia di Lecce, ma questo era un territorio per noi inesplorato. Devo dire che da questo punto di vista il nostro responsabile del nuoto in acque libere, Ruggero Messina, che è anche l'organizzatore dell'evento con l'Aquarius Piscina Canosa, ci ha visto sicuramente giusto. Cioè, è stata una scommessa e credo che sarà una scommessa vincente, perché penso che abbiamo veramente la possibilità di fare una bellissima manifestazione. Beh, con i numeri sicuramente ci siamo, perché queste sono terre che si prestano benissimo agli vari atleti. Adagio, che... Dobbiamo passare sull'altra barca. Ah, perfetto. Il bello della diretta, sì, dobbiamo spostare. Attenzione che è tutto interna la nuotata, dovete stare all'esterno. Senti, facciamo una cosa, gentilmente salite, abbiamo spaccato le mani. Sì, perché? Alberto, ci passate. Sì, fermatevi là che dopo vi devo dire delle robe. Intanto work in progress, manovre in corso. Forza, sveglia. Andare. No, c'è la resina, dai. Oh, gli date una mano, Cristo! Dai! Le mani me le sto tagliando, forza! A te, Gribio. Peccato, c'è il cane. Allora, passatemi queste cose. Ok, passa. Braccio. Ok. Siamo? Ok, microfono. Ok. Signori, davanti, gentilmente. Davanti? No, dobbiamo metterci là. Allora, quella tavola poi è quel mezzo marinaio, deve spadre da lì. Allora, intanto le immagini che vedete sono quelle della spiaggia, del litorale.
quasi tutto pronto, manca pochissimo per l'inizio di questa gara che vedrà inizialmente a sfidarsi la categoria agonisti. Queste sono le acque bellissime del Gargano di Rodi, ricordiamo località Lido del Sole, luoghi che d'estate si popolano di turisti, cerca di relax, spensieratezza e soprattutto spiagge e mare di un certo livello, ma d'altronde lo sappiamo, la Puglia è tutta bella. Volevo sottolineare che ovviamente questo tipo di gara è una gara, diciamo, organizzare una gara di nuoto in acque libere, open water che si voglia dire, non è come organizzare una gara in piscina, per cui, diciamo, dal punto di vista di sicurezza fondamentalmente, perché per noi poi è fondamentale avere la possibilità di poter intervenire casomai un atleta si possa sentire poco bene, per cui stiamo parlando che su questo campo gara ci sono oltre 10 mezzi, ci sono mezzi di soccorso della Guardia Costiera, ci sono mezzi di soccorso per quanto riguarda, c'è anche una barca medica, per cui diciamo se un atleta a un certo punto non ce la dovesse fare, basti che alza il braccio e interviene immediatamente uno dei mezzi che è dislocato sul percorso gara. Questo vuol dire che fondamentalmente ogni atleta, ogni gruppo di atleta, perché poi ovviamente ci saranno chi andrà un po' più forte, chi andrà un po' più piano, è sempre seguito da vicino da un'imbarcazione che fondamentalmente dovrà tener conto della sicurezza dell'atleta. Altra cosa importante, i giudici gara che sono dislocati lungo tutto il percorso devono stare ovviamente attenti che l'atleta non perda l'orientamento, perché uno dei, diciamo, dei rischi è quello, ovviamente, perché sì, ci sono i riferimenti delle boe gialle che sono molto grandi indubbiamente, però nella concitazione della gara in acqua, perché a differenza di una gara in piscina che c'è la corsia, c'è la corda, ma fondamentalmente diciamo, c'è anche la classica striscia bianca sott'acqua, quindi ha un orientamento, qui ovviamente questa possibilità non c'è, per cui diventa fondamentale diciamo, l'intervento dei giudici, per il caso che qualche atleta perda l'orientamento, lo aiutano praticamente a rientrare in corsia, una corsia ovviamente virtuale, certo. E quindi è fondamentale, per cui diciamo ringraziamo ovviamente tutto il settore del salvamento che ci sta dando una mano, tutti gli operatori che sono dislocati sul campo gara per poter ovviamente avere la possibilità di poter portare avanti questa gara in maniera sicura per tutti quanti. Sì, volevo fare un cenno poi invece per quanto riguarda i partecipanti. Allora abbiamo praticamente oltre 20 atleti agonisti, stiamo parlando atleti che sono tesserati per la Federazione Italiana Nuoto e praticamente fanno solitamente in piscina le gare agonistiche, e in più praticamente abbiamo un grosso numero di atleti master che sono praticamente atleti che vanno dall'età dei 25 anni in su, abbiamo anche master oltre 65 anni che sono degli amatori super giù. Molti di questi sono ex nuotatori che una volta che hanno smesso praticamente di fare gli agonisti, la passione della piscina, diciamo che il cloro diventa talmente pregno il proprio corpo di cloro che non ne hanno mai abbastanza, quindi riescono solitamente a trovare la possibilità nella normale attività lavorativa di trovare uno spazio una o due volte alla settimana per potersi allenare e partecipare non solo alle gare in piscina ma anche alle gare di nuoto di fondo. Ecco, il passaggio dal nuoto in piscina al nuoto in acque libere è un trend che ritroviamo negli ultimi anni. Tra l'altro prima abbiamo nominato anche Paltrinieri e celebri nuotatori che di fatto aprono un po' la pista da questo punto di vista, no? Sì, sicuramente. Diciamo che non è un passaggio naturale, perché come dice spesso, e l'ho sempre affermato, la divina del nuoto italiano, Federica Pellegrini, lei odia nuotare nelle acque profonde, lei proprio ha una paura, e devo dire che è una cosa che è abbastanza, diciamo, diffusa. Molti nuotatori agonisti non hanno paura nelle alti del mare, perché non si sentono sicuri, questo è vero. Gregorio è stato un apripista, lui ora è seguito anche da un altro atleta che è seguito da Stefano Morini nel centro federale di Ostia, che è Domenico Acerenza, che è lucano, è un atleta lucano che si è trasferito al centro federale di Ostia da un paio d'anni, e devo dire che è stato un apripista importante, perché è un testimonial fondamentale per il movimento della Federazione Italiana del Nuoto.
tra parentesi, diciamo, il grande vantaggio è che stanno iniziando veramente a diventare anche dei grossi testimonial dal punto di vista anche di immagine, vengono spesso e volentieri utilizzati per le pubblicità, cioè non solo la Pellegrini, è capitato a Magnini, è capitato appunto ora a Gregorio Paltrinieri, succede a Detti, che addirittura Gabriele Detti, che è considerato il gemello di Paltrinieri, sfila per Armani, è immagine di Armani, stessa cosa Luca Lotto. Questo vuol dire che il movimento del nuoto, cioè il nuoto che per antonomasia viene considerato lo sport per eccellenza, lo sport completo, sta diventando anche uno sport immagine. Per cui comunque in ogni caso questo passaggio, che ribadisco non è naturale, non tutti lo possono fare, è fondamentale, perché appunto noi siamo, come dicevamo prima, siamo una nazione circondata da mare, la bellezza dei territori che poi si possono, noi lo vediamo ora con le riprese che stiamo avendo dal vostro cameraman, credo che sia uno dei posti più belli che ci sono in Italia, e questo ci porta praticamente ad avere tanti atleti che decidono a un certo punto di buttarsi anche in questo settore qua. Non è facile, perché ribadisco, passare, premetto, qui stiamo parlando di miglio marino, noi organizziamo gare fino a 5 km, ma stiamo parlando che a livello olimpico, a livello mondiale, le gare sono da 10, da 25 e anche da 50 km. Quindi stiamo parlando, infatti lo sono considerati, loro vengono chiamati caimani, e noi abbiamo dei grossi esponenti in Italia, abbiamo campionesse olimpiche come Anna Bridi, abbiamo Martina Grimaldi che è stata a Polignano, è stata testimonial a Polignano il mese scorso, quindi stiamo parlando di atleti di altissimo livello che praticamente sono tutti passati dalla piscina al nuoto in acque libere. Molti atleti di questi hanno una seconda carriera, cioè hanno effettivamente una seconda possibilità, soprattutto quando si è consapevoli dei propri mezzi, quindi a un'età già un po' più adulta, che per il nuoto adulto oggi vuol dire 24, 25, 26 anni, perché stiamo parlando di uno sport che mano a mano nel tempo l'età di quelli che iniziano ad avere veramente ottimi risultati si abbassa sempre di più. Ne abbiamo un esempio clamoroso proprio in Puglia, abbiamo un atleta di Taranto, Benedetta Pilato, che ha 14 anni ed è stata praticamente, ha fatto il tempo limite per i mondiali di nuoto in Corea sui 50 rana ed è stata convocata alla nazionale assoluta, quindi avremo questa nostra atleta tarantina che praticamente farà parte della spedizione insieme appunto a atleti del calibro di Pellegrini. Ieri proprio intervistarono in Rai il direttore sportivo Cesare Butini, e diceva, gli faceva tenerezza vedere allo stesso tavolo mentre pranzavano praticamente una campionessa come Federica Pellegrini, che ha 30 anni e una ragazzina di 14 anni che comunque ha la sua prima esperienza importante. Però questo ti fa capire che l'amore per il mare abbassa tutte le barriere, anche quelle dell'età sicuramente. Possiamo dire che anche la reputazione in un certo senso sta cambiando del nuoto in acque libere rispetto al nuoto in piscina. Forse il nuoto in acque libere è considerato fino a poco tempo fa un po' più grezzo, se vogliamo, rispetto a quello stilisticamente più bello, più seguito anche del nuoto in piscina, o mi sbaglio? No, non ti sbaglio, effettivamente è così, nel senso che fino a qualche anno fa il nuoto in acque libere soprattutto, come diciamo prima, veniva visto più dall'atleta master di una certa età, che gli amatori, ecco. Però si sono resi conto che effettivamente per poter fare una gara in acque libere devi avere una preparazione non solo fisica ma anche tecnica, perché comunque gestire una gara del genere, il miglio marino, la 5 km fino alla 25 km, non è una cosa semplice, per cui c'è una preparazione tale, quindi c'è, da parte degli allenatori, va fatto una preparazione completamente differente per quanto riguarda il nuoto di fondo che si fa in piscina. Normalmente si arriva al massimo a fare i 3.000 metri o i 5.000 metri in piscina, per cui sicuramente c'è stata un'evoluzione. Questa evoluzione è dettata dal fatto sicuramente che c'è molta più voglia di dimostrare che l'uomo e il mare possono essere tutt'uno da questo punto di vista. Esatto, prima abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di imbarcazioni che vediamo, tra l'altro qualche acqua scooter con assistenti bagnanti, prima abbiamo visto la barca della Capitaneria di Porto, ma abbiamo visto anche una cosa simpatica, dei cani. Prima c'era Axel con noi, un Labrador, sicuramente è una cosa molto particolare questa, no? Sì, assolutamente sì, nel senso che la sezione salvamento con l'utilizzo dei cani esiste da tantissimo tempo. Sono animali addestrati, soprattutto i Labrador, c'è da dire che i Labrador sono cani che non hanno timore dell'acqua fondamentalmente, ma d'altra parte vengono anche utilizzati per esempio per quanto riguarda l'aiuto dei non vedenti, perché sono cani molto calmi, molto tranquilli.
hanno la grande capacità di percepire il pericolo, per cui diciamo i primi a non volere ovviamente soccombere sono loro, quindi ovviamente riescono ad avere la possibilità, intanto la gara è partita, ad avere la possibilità comunque in ogni caso di capire, di percepire diciamo il bisogno delle persone, si buttano tranquillamente tra le onde, si avvicinano alla persona, ovviamente sempre con l'aiuto di un assistente bagnante, si agganciano e li trascinano tranquillamente a riva senza nessun problema, per cui questo è sicuramente una bellissima cosa, una bellissima iniziativa che dovrebbe essere in tutte quante le spiagge. Poi questa è una spiaggia particolare perché è dog friendly, per cui questo ci si augura che tutte le spiagge si aprano agli amici degli animali, ovviamente. E allora, questo e tanto altro è questa gara che naturalmente è cominciata, possiamo vedere le primissime bracciate, ricordiamo è la categoria agonisti. Ricordiamo il percorso ha una forma rettangolare. Queste sono le primissime bracciate che vedete, il gruppone si è già sfaldato, se vogliamo. Qualcuno è stato punto? Allora dai, procedete. Ecco, intanto quella che vedete lì è la testa. Sì, sì, perfetto, lì è la testa. È la testa del... La barca principale, c'è il giudice arbitro Lalla Sportelli con Ruggero Messina che è responsabile. Loro sono sempre in testa perché ovviamente devono controllare per ovvie ragioni anche l'andamento della competizione. Esatto, allora il gruppone, il cosiddetto gruppone si sta sfaldando già. In testa c'è un terzetto, seguito poi a ruota da un altro terzetto, anzi sono in quattro a seguire, poi più di là c'è un gruppo più numeroso che insegue la prima boa di fatto. Considera che stiamo parlando di gruppo di agonisti che vanno da, diciamo, la più grande che è Venere Altamura che è del 95, poi abbiamo del gruppo di esordienti A e stiamo parlando di ragazzini di 13-14 anni, quindi ovviamente stiamo parlando di anche differenza esperienza, differenza anche capacità natatoria. Ecco, per esempio Venere che avete intervistato all'inizio della trasmissione ha vinto già due volte, quindi diciamo è esperta da questo punto di vista, quindi stiamo parlando di un atleta che sa quello che vuole sicuramente, è molto determinato. Per cui è ovvio che ci sta questo sfaldamento. Considerare che poi spesso nelle gare di nuoto di fondo molti preferiscono partecipare, cioè tenersi compatti all'inizio, quindi anche per darsi, diciamo chiaramente, darsi forza tra di loro. Cioè, darsi forza, ma anche qualche spintarella nel gruppone, qualche colpo mancino, diciamo, si potrebbe capitare. Sì, sì, ma soprattutto in partenza. In partenza capita, soprattutto quando i gruppi sono numerosi, si vedrà quando partiranno i master, che sono sicuramente amatori, ma sono molto molto competitivi, questo ve lo posso assolutamente assicurare. Non si risparmia, insomma. No, assolutamente, stiamo parlando di atleti che vogliono primeggiare, ma d'altra parte ci sta, perché lo sport è anche voler vincere, è competizione, indubbiamente lo sport, si dice, è importante partecipare, come diceva De Coubertin, però per chi sta in acqua, sì, mettere la mano avanti è fondamentale. E allora, intanto noi andiamo a leggervi proprio nomi e cognomi dei partecipanti che stanno svolgendo questa gara. Sono in 23. Iris Coschiera, partiamo dalla categoria esordienti, Carlotta Francese, Maya Bonsanto, Carlotta Rita Romanazzi, Agostino Picciocco, Salvatore Porro, questi tra gli esordienti. Poi c'è Flavia Bevilacqua della categoria ragazzi, ancora categoria esordienti A2, però ci sono Michele Ricco, Gabriele Didato, Nunzio Di Giulio. Poi di nuovo torniamo nella categoria ragazzi, Savino De Tullio, Francesco Pio IV, Aurora D'Avanzo. Categoria invece junior abbiamo Margherita Annapia Fuscaldi. Poi nuovamente categoria ragazzi, Leonardo Ruberto, Valerio Gigante, Francesco Pio Romanazzi. Nuovamente nella categoria junior Maria Luigia Quacquarelli, poi ancora due per la categoria ragazzi, Ludovico Sassi e Gabriele Quarto. Categoria invece cadetti, Raffaella Pia Ruocco. Categoria invece senior, ce ne sono soltanto due, Venere Altamura, la ragazza che abbiamo intervistato qualche minuto fa, che ne ha già vinte due di queste gare regionali, e poi Gabriella Amoruso.
E allora proviamo a vedere se riusciamo ad avvicinarci alla testa della gara. Questo è probabilmente quello che rimane del gruppone. Diciamo, probabilmente sono gli atleti quelli, come diciamo, i più piccolini, ovviamente. E come vedete ogni tanto si fermano, aspettano che arrivano i compagni. Tra parentesi, se potete notare, diciamo, il vantaggio del nuoto, diciamo, di nuotare in stile libero, che non devi necessariamente avere, diciamo, conservare sempre quello stile. Ogni tanto vedete che gli atleti praticamente nuotano a dorso, è un modo anche per poter scaricare praticamente la tensione, per poter rilassare le braccia, perché qui si nuota sì di braccia, si nuota anche molto di gambe. Per fortuna oggi il mare è abbastanza calmo, però considerate che a volte può capitare di avere onde alte anche fino a 50-60 cm, quindi infrangere le onde non è assolutamente facile. Ecco, questo era un altro tema che avrei voluto aprire, la differenza proprio pratica nel nuotare in mare. Citavi le onde che in un certo senso possono, diciamo, schiaffeggiarti, colpirti e portarti un attimo al disorientamento, ma poi anche si è parlato di meduse, prima sentivamo chiedere se qualcuno fosse stato punto. Sì, diciamo, è il rischio ovviamente del nuoto in acqua. Considerate che solitamente gli atleti e qualche master ce l'ha, usano delle mute complete intere, che servono innanzitutto per proteggere la temperatura dell'acqua, ma fondamentalmente anche per evitare le punture delle meduse. C'è da dire che la federazione ha dei regolamenti, cioè se la temperatura dell'acqua non è sotto, se non ricordo male, 18-19 gradi, non sei obbligato a utilizzare la muta, anche perché se l'acqua poi è troppo calda c'è il rischio ovviamente di ipotermia al contrario, cioè nel senso che poi c'è il rischio praticamente che l'atleta possa sentire o avere uno shock termico per il troppo caldo. Per cui molti degli atleti, la maggior parte di meno, sicuramente gli esordienti e, diciamo, gli agonisti hanno tutti quanti, utilizzano il costumino o il costume da competizione delle gare normali. E poi c'è la corrente, no? Oggi dicevi non è fortissima, però è sempre una variabile importante. Assolutamente sì, anche perché noi vediamo abbastanza, diciamo, è abbastanza calmo il tutto, però ci sono le correnti marine sommerse, quelle purtroppo loro le possono assolutamente sentire e possono portarti anche a deviare, ovviamente, da questo punto di vista. Soprattutto poi per chi è più magro, più piccolino, immaginiamo la difficoltà. Sì, sicuramente, anche se, diciamo, la fisionomia dell'atleto brevilineo è anche importante, perché ti permette di scivolare molto di più in acqua, per cui ti permette praticamente di essere anche molto più veloce sotto un certo punto di vista. Infatti è difficile trovare nuotatori, non dico sovrappeso, ma eccessivamente, diciamo, anche palestrati. Cioè il nuoto ti fa sicuramente crescere da questo punto di vista, però non, diciamo, l'aspetto curativo dal punto di vista di preparazione atletica a secco deve fare in modo che non devi eccessivamente crescere muscolarmente, perché poi hai questo tipo di problema contrario, cioè diventi troppo pesante. Per cui va fatto un lavoro anche da questo punto di vista, cioè va preparato l'atleta per questo, come dicevamo prima, anche per questo tipo di gara, va preparato in un certo modo. Quindi possiamo dirlo, c'è una preparazione che si può fare per affrontare una gara di questo tipo, naturalmente per chi punta a vincerla? Sì, certamente sì, va preparato in maniera differente del nuoto normale. Va fatta una preparazione che comunque deve consentire all'atleta di entrare in acqua già con, diciamo, delle caratteristiche fisiche pronte. Va fatta una dieta particolare, perché qui si parla di una gara di resistenza. Non è in questo caso, però ovviamente nelle gare più lunghe ci sono anche rifornimenti in acqua. Cioè nel senso che va dato comunque un integratore a un certo punto della gara, perché ovviamente c'è uno spreco di energie incredibile in una gara, anche nella 5 km stessa, diciamo, c'è questa possibilità. Quindi l'atleta deve fare una preparazione a secco, una preparazione in acqua, anche una preparazione alimentare di un certo livello per poter, diciamo, affrontare tranquillamente questo tipo di gara. Abbiamo parlato di... Abbiamo di nuovo raggiunto il... Ah, ecco, intanto abbiamo raggiunto la testa, giusto? Sì, credo di sì. No, la testa è più avanti, questo potremmo dire metà, sì, forse. Sì, siamo a metà gruppo. Metà gruppo, ecco, si è formata una distanza già notevole rispetto alla testa, che non so se riusciremo a raggiungerla. Dovete rimanere qui. Riusciamo ad arrivare alla testa del gruppo? Sì, dove c'è la barca del gruppo. Possiamo arrivare alla barca del gruppo? Allora, intanto ricordiamo che il tempo medio di percorrenza di questo tratto, in questa gara in particolare, dovrebbe essere di 30-40 minuti. Naturalmente poi, come dicevamo prima con Stefano, cambia in base alla preparazione, al tipo di atleta, all'esperienza stessa che ha maturato precedentemente.
come vedete anche dalla distanza che si è creata da questo gruppo, potremmo definirlo centrale, a quello invece più a sinistra, che sarà un po' difficile prendere da qui, però c'è una testa più là, a, potremmo dire almeno 400-500 metri di distanza, c'è già un bel distacco notevole, seguito naturalmente a vista dal giudice. Siamo un po' lontani dalla testa, quindi è un po' difficile riuscire a individuare. Ora stiamo cercando di avvicinarci, ovviamente dobbiamo comunque rispettare certe distanze, ribadisco, sempre per una questione di sicurezza, per cui ora piano piano ci stiamo avvicinando per cercare di capire. Sicuramente c'è un gruppetto, almeno da qui vedo, sono due o tre atleti che sono in testa, seguiti poi da un altro gruppo di due o tre atleti che sono alle spalle, quindi diciamo si è delineato comunque in ogni caso un gruppo sicuramente di atleti più forti che probabilmente, se porteranno fino in fondo la gara, vedremo un bel sprint finale all'arrivo sicuramente. Esatto, anche perché il percorso prevede uno sprint finale credo intorno ai 600 metri, che è comunque molto interessante qualora si dovesse formare un gruppetto a sfidarsi. Assolutamente, infatti cosa che abbiamo visto nella prima gara a Polignano, dove sono arrivati in tre, praticamente lì tra parentesi fu un gruppo del Circolo Canottieri di Napoli, vinse Marcello Guidi, secondo Andrea Manzi, e praticamente arrivarono quasi con lo stesso tempo, nel senso che hanno toccato quasi in contemporanea, però considerando che tutti gli atleti sono dotati di un braccialetto elettronico che diciamo riconosce l'atleta, quindi il primo che tocca e quindi fa la pressione sul tabellone registra, quindi anche se c'è un centesimo di distacco tra uno e l'altro ovviamente viene rilevato, per cui poi diventa fondamentale ed è sicuramente la parte più bella. Ecco, ora per esempio potete vedere c'è questo gruppo di atleti che si è messo un po' a forma di V, stanno cercando di arrivare all'altra boa, e l'acqua Trenzia è veramente molto calma e tranquilla, per cui hanno trovato anche una condizione veramente ideale per poter portare avanti la gara. Ecco, intanto notavo, proprio come dicevi poc'anzi, che ogni tanto alternano lo stile libero anche allo stile rana, ad esempio. Sì, per rana, dorso, in questo caso quell'atleta sta facendo dorso, sta, esatto, scaricando un po' la tensione, nel senso diventa anche un modo per poter rilassarsi, se vogliamo dire rilassarsi, ma serve fondamentalmente per poter evitare di stancarsi eccessivamente anche le gambe. Muscolarmente tenere uno stesso stile per tanto tempo diventa difficile. Sì, sì, certo, certo, assolutamente. Diciamo, loro sono abituati, però ribadisco, come abbiamo più volte detto, anche con queste minime onde d'acqua ci si stanca sicuramente di più. E allora seguiamo la gara che è partita. Qui siamo intorno a metà del gruppo, forse anche un po' più indietro. La testa da qui è molto lontana. Vediamo se riusciamo a raggiungere. Ricordiamo che questa è la prima di due gare, questa è quella che riguarda gli agonisti, mezzo fondo sprint, 1.8 km, il cosiddetto miglio marino. Ecco, intanto potete vedere come alcuni degli atleti poi si fermano tra di loro, forse fanno una sorta di check tra di loro, per poi continuare a nuotare, mentre la testa in sostanza ha preso la fuga. Sarebbe interessante poi capire il duello, la sfida, che sembrerebbe essere forse a tre per la testa di questo Swim Race Gargano. Riusciamo ad avvicinarci? Ora abbiamo chiesto di avvicinarci, perché avevamo a bordo comunque uno dei giudici di gara e doveva necessariamente aspettare che passavano le ultime alla boa numero 3, sono passato l'ultimo gruppetto e ora praticamente riusciamo sicuramente ad avvicinarci un po' alla testa e cerchiamo di... Sì, sì, vai. Perfetto, ora ci avviamo. Ok, adesso si parte, si prende velocità, certo qual modo. Proviamo a reggerci forte. Con il vento che ci accarezza piacevolmente, proviamo a raggiungere la testa per seguire lo sprint finale, il duello. Siamo curiosi di capire tra chi
e tra quanti innanzitutto, per quello che è poi il tratto più interessante della gara. Ci sono naturalmente dei protocolli da seguire, era necessario che tutto il gruppo, tutti gli atleti partecipanti dovessero superare la suddetta boa per poi muoverci. Abbiamo raggiunto la testa della corsa a questo punto, vediamo che lì c'è il gruppo dei primi tre che sono davanti a tutti, hanno preso un vantaggio di circa 100 metri, diciamo loro sono arrivati alla virata praticamente, ora stanno ritornando indietro verso il percorso conclusivo, quindi verso lo sprint finale che dicevamo. E mentre un secondo gruppo di atleti, ecco, due atleti in coppia stanno per girare attorno alla boa che delimita praticamente la fine della boa di andata, si stanno appropinquando in questo momento a girare la boa. E hanno preso un vantaggio di 150 metri, sì, forse? Circa 150 metri sicuramente. E sono in tre, quindi sono già nello sprint finale o quasi? Allora, guarda, mancano le ultime due boe, quindi sì, ad occhio, considerando la distanza in cui ci troviamo, sì, credo che siano nello sprint finale. Quindi ora devono semplicemente tirare tutto, dare tutto quello che hanno ancora, ovviamente, per poter arrivare al tabellone finale che li porterà a disputare la vittoria. Quindi è facilmente immaginabile che saranno proprio loro tre, perché li vedo abbastanza vicini. Da qui forse ce n'è uno che inizia a guadagnare qualche metro, iniziano a distanziarsi tra di loro, non sì, so. Infatti. Ecco, da qui non riusciamo a capire naturalmente di chi si tratta, però possiamo dirvi che il primo in testa inizia a guadagnare i primi metri sugli altri due, anche perché il traguardo non è proprio vicino, ma quasi, insomma, inizia a delinearsi il percorso finale. Intanto Stefano, parliamo di un'altra iniziativa molto interessante che si svolgerà nel pomeriggio, che è alternativa, se vogliamo, parallela a quella di queste gare, quella della Plastic Free, un tema molto importante, un'emergenza ambientale dei nostri tempi, purtroppo, che rende i mari, che sono comunque molto belli, però poi anche lo vediamo nella pesca, nei pesci che peschiamo, poi spesso si ritrovano all'interno plastiche. Ecco, però l'iniziativa di oggi è molto importante per sensibilizzare sul tema. Assolutamente sì, diciamo che è un argomento che ci tocca tutti da vicino, anche chi non ama il mare, parliamoci chiaramente, perché comunque in ogni caso l'inquinamento dei mari, l'inquinamento della terra è determinato purtroppo da noi uomini, per cui il discorso del plastic free che sta iniziando a prendere, quest'anno poi è un'iniziativa a livello italiano ma a livello anche mondiale, è quella praticamente di un utilizzo anche consapevole, perché qui non si parla di eliminare completamente la plastica, ma di iniziare a utilizzare delle plastiche compatibili, ma fondamentalmente è quello di cercare di far capire alla gente di non sporcare, perché poi alla fine, parliamoci veramente, cosa ci vuole a prendere un bicchiere, una bottiglietta e mettere in un sacchetto, tenerla sulla barca, tenerla diciamo in spiaggia e poi buttarla negli appositi contenitori? Non costa nulla. Un tema che poi si riconnette, intanto ecco, vediamo il gruppo dei ragazzi. Sì, è un tema importante. Qui sul Gargano questa iniziativa ha preso un po' tutti quanti le spiagge. D'altra parte c'è una normativa della Regione Puglia che quest'anno spinge tutti gli operatori che sono all'interno del Sì, ecco, ci stanno dicendo, sì. Ci puoi dire, puoi far sapere chi sono i primi tre? Vai, vai. Perfetto, allora ci avviciniamo. Sì, così sappiamo, è il bello della diretta, come dicevamo prima. Vabbè, intanto la testa si sta per propinquare all'arrivo, al traguardo finale. Non abbiamo ancora i nominativi, però proviamo ad avvicinarci per capire chi sono. Abbiamo detto un terzetto che si sfidava a colpi di bracciate, a colpi di stile libero e procedeva spedito verso il traguardo, che non è lontano da qui. Proviamo a raggiungerlo. Siamo in testa al gruppo, eh? Guarda, in testa al gruppo sono giù, lì giù in fondo. C'è questo. No, questi sono quelli dietro. No, quelli devi lì. Andare proprio avanti verso il traguardo. E allora ci stiamo avvicinando alla testa della gara per provare a capire di chi si tratta, anche perché insomma
finale sembra essere abbastanza scritto in questo senso, perché poi dietro di loro sono, c'è una distanza di almeno 100-150 metri, difficilmente recuperabile. Ludovico Sassi è il primo. Ecco, Ludovico Sassi è il primo. Ecco, Venere Altamura, la ragazza che abbiamo intervistato, invece al secondo posto. Sì, è giù in fondo, guarda. Ok, va bene, va bene. Sì, sì, ok, ok. Quindi, sì, Ludovico Sassi dell'Aquarius Piscina Canosa, sì. Ecco, diciamo, lo sprint finale c'è stato, noi purtroppo siamo in una posizione, diciamo, un po' defilata, però i primi tre sono arrivati, quindi ora riusciremo a seguire gli altri atleti che stanno arrivando. Ci sono altri due atleti che stanno iniziando a entrare ora nel corridoio finale per lo sprint finale, e ulteriori due sono a circa 50 metri, ora ce l'abbiamo qui sulla nostra destra. Quindi possiamo già dare il vincitore della gara, Ludovico. Sì, essere Ludovico Sassi dell'Aquarius Piscina Canosa, e per i maschi è Venere Altamura della Netium di Giovinazzo, che a questo punto è il suo terzo successo in tre gare. Allora, abbiamo portato fortuna. Assolutamente sì, assolutamente. Con quell'intervista prima di cominciare la gara, quindi abbiamo già i due vincitori per la categoria ragazzi, invece Ludovico Sassi, mentre Venere Altamura è per la categoria senior. Ora c'è, allora, c'è lo sprint del secondo gruppetto in questo momento, diciamo, si sono delineate anche in questo caso le posizioni, stanno per arrivare, ora fra un po' si vedrà come toccheranno il tabellone elettronico con il tempo, quindi ora vediamo, ecco, c'è lo sprint finale, ultime bracciate, ultimo sforzo, ed ecco che ora tocca il tabellone per marcare il tempo. Sì, perché ricordiamo che bisogna toccare il tabellone e poi anche gridare il proprio numero. Assolutamente sì, perché c'è il giudice che è posizionato proprio sulla boa dell'arrivo, che praticamente prende il nominativo e lo comunica al giudice di gara. Ecco, proviamo ad avvicinarci. Quello che vedete lì è il traguardo. Abbiamo visto questo secondo gruppetto tagliare il traguardo. Riusciamo a vedere anche lo sprint degli altri, perfetto. Ecco, intanto ripetiamo, ci sono già i primi vincitori, Ludovico Sassi e Venere Altamura. Questo è il secondo gruppetto che è già arrivato. Venere Altamura è ora ferma lì, che si sta riprendendo. Sicuramente ora, ecco, l'atleta che ora abbiamo visto è Raffaella Ruocco, questa ragazza che ha appena toccato il tabellone e si sta giustamente sciacquando i capelli, e lei sicuramente dovrebbe essere la seconda del settore femminile. Venere prima, bravissima, è stato veramente una bella gara, hanno sprintato. Ecco, Venere è una di quelle atlete che compete tranquillamente anche con i maschi, non diciamo ha caratteristiche fisiche, ma soprattutto ha una grossa esperienza di atleta nel nuoto che le permette di non farsi assolutamente intimorire, diciamo, dal settore maschile. Prima di lei soltanto Ludovico praticamente Sassi. Sì, per cui stiamo parlando di un atleta veramente in gamba. Infatti ora sta parlando con Raffaella e intanto possiamo inquadrare anche la spiaggia. Come possiamo vedere è piena di gente che ha seguito con una certa attenzione e curiosità l'evento. Proprio quello che dicevi prima, Stefano, certo. Il fatto di poter avere la possibilità di seguire da tutta la spiaggia, in sostanza, la gara è sicuramente un bel effetto, certo, diversamente certo. Da altre località. No, devo dire che da questo punto di vista, come abbiamo detto all'inizio, è la location ideale per poter godere di questo spettacolo, e credo che il pubblico, che tra parentesi è veramente numeroso, ha avuto questa possibilità oggi di vedere una bellissima competizione. E ora aspettiamo ovviamente che termineranno tutti quanti gli atleti agonisti e poi partirà, perché come vediamo sulla spiaggia ci sono i master che fremono, non vedono l'ora di buttarsi in acqua. Intanto i vincitori, o comunque coloro i quali sono arrivati verso, che erano in testa, intanto si stanno riposando, se vogliamo, sì, da questa gara che è stata comunque impegnativa, mentre possiamo seguire questo secondo mini gruppetto di due. Facciamo avvicinare Venere e Raffaella, così possiamo scambiare due parole con loro. Ecco, intanto sta arrivando altri due atleti. Come vedete danno le indicazioni per poter prendere, ovviamente ora nella transagonistica non guardano nemmeno più dove vanno, quindi sono tutti, diciamo, gli addetti al tabellone che hanno dovuto dare l'idea di dove toccare, perché diciamo, ovviamente il transagonistico è incredibile in questo momento. Ecco, non so se riusciamo ad avvicinarci. No, stanno arrivando le ragazze, ecco. Qui tanto è bassa qui l'acqua, sì. Proviamo a chiedere le sensazioni di questa gara
che poi è stata anche più rapida del previsto, se vogliamo. Sì, ora chiediamo direttamente a Venere e a Raffaella. Beh, allora, seconda, dietro Ludovico? Allora, Venere, non so se riesci ad avvicinarti qui a noi. Allora, innanzitutto ti abbiamo portato fortuna, diciamolo, perché intervista pre-gara sei arrivata prima tra le ragazze, seconda anche considerando la sfida con i ragazzi, gli uomini, che però non ti fai problemi. No, anzi, in realtà ho sfruttato anche un po' la scia del ragazzo, perché stare primi è difficile. Perché alcune volte le boe non si vedono, oppure quando si nuota non con la testa alta, si perde un po' la traiettoria. Grazie al ragazzo che stava avanti. Alcune volte lo perdevo, poi lo riprendevo. Poi l'hai superato verso... No. Ah, no, giusto, perché lui è arrivato, ti ha fatto un po' da apripista, diciamo. Infatti. E che gara è stata? Fin dall'inizio ti sei staccata subito dal gruppone. Noi purtroppo non abbiamo visto benissimo. Non lo so, sinceramente io ho visto solo il ragazzo che era avanti a me e c'era anche un altro ragazzo vicino. Il ragazzo avanti è subito andato via, poi l'abbiamo ripreso e poi ci siamo staccati di nuovo, poi l'abbiamo ripreso di nuovo. Ecco, come tempi sei soddisfatto? Ora non sappiamo. No, non so il tempo, però non penso siano importanti nelle gare in acque libere i tempi. L'importante è far bene la gara, arrivare ed essere soddisfatti di aver dato tutto, ecco. E tu lo sei sicuramente? Sì, sono contenta. Allora, ringraziamo Venere, ma ci dobbiamo allontanare un attimo, mentre seguiamo l'abbraccio tra Venere, che sicuramente ha fatto una grandissima gara, lo possiamo dire, al di là del tempo che comunque non sappiamo, però... Sì, assolutamente sì. Stata dietro al primo tutto il tempo, probabilmente è stata staccata di pochi metri. Sì, assolutamente sì, però ecco, vedi, in questo si vede lo spirito del nuotatore. La cosa bella anche di questo sport è che c'è la competizione, perché è ovvio che c'è la competizione, ma la cosa bella è che non c'è diciamo competizione al di fuori della gara, perché poi alla fine sono tutti amici, tutti compagni, per cui è anche bello questa cosa qui. Poi Venere ha detto giustamente una cosa fondamentale, ha sfruttato la scia. L'intelligenza tattica, e questo è anche un discorso di preparazione che viene fatta a monte di una competizione come questa, è proprio quella di poter capire come gestire la gara. Lei è stata intelligente perché ovviamente, avendo un atleta come Ludovico Sassi, che è un ragazzo che tra l'altro lui fa sempre nuoto di fondo in piscina, che ha partecipato diverse volte ai campionati italiani a Riccione, quindi ha ovviamente utilizzato la sua scia per potersi fare un po' trascinare, un po' come succede nelle macchine di Formula 1 per il sorpasso. Ed è anche bello il fatto che lei abbia detto che non le importa del tempo, le importa di aver fatto una bella gara, di aver portato a termine la competizione, quindi si vede che la ragazza era assolutamente soddisfatta del suo percorso, e questo è il bello anche di questo sport. Il bello di questo sport, ma è il bello di tutti gli sport in generale, no? Quello dei valori che poi trasmette lo sport, competizione durante la gara, però anche rispetto dell'avversario, e poi soprattutto baci e abbracci quando termina la gara, come abbiamo visto poc'anzi. Certo, che poi uno se ci pensa, il nuoto è uno sport singolare, cioè nel senso che gareggi tu in acqua, diciamo il tuo unico amico, tra parentesi avversario, è il cronometro, perché si cerca sempre di migliorare. Però praticamente poi quando si sta in gruppo si va oltre questo, ovviamente, e la cosa è bella è quella. Infatti, per esempio nelle gare in piscina la cosa più bella è andare a spiare nella cosiddetta camera di chiamata, cioè la camera in cui gli atleti entrano prima di fare la gara. Sono veramente scene belle, perché sono ragazzi che tra parentesi, considerando che il nuoto agonistico inizia attorno ai 10-11 anni con gli esordienti B nel nuoto, quindi stiamo parlando di ragazzi che molto spesso si conoscono da quando hanno 7-8 anni nel preagonismo, continuano a nuotare come Venere, che è del 95, quindi Venere ha 24 anni, quindi ragazzi che nuotano comunque da più di un decennio insieme, e non, diciamo, a parte, ribadisco, il discorso della gara vera e propria, poi hanno questo bellissimo spirito di gruppo a prescindere anche dal colore della cuffia della società di appartenenza, perché poi nel circuito regionale sono veramente tutti quanti amici, e la cosa bella è proprio quella. È stato bello vedere da una parte la testa, no, della gara, e quindi anche una certa competizione se vogliamo, dall'altra però, come ci dicevi anche tu, il gruppo più arretrato molto spesso di loro si fermavano per controllare, come se ci fossero tutti, come a dire, tutto a posto, e poi ripartivano insieme. Assolutamente sì, è un po', diciamo, quello che succede. A volte si vedono queste scene nel ciclismo, no? Quando i gregari rallentano per aiutare il capitano. In questo caso non ci sono capitani e non ci sono gregari, sono un grande gruppo che cercano di aiutarsi.
Diventa anche un modo per poter, diciamo, fortificare anche il rapporto tra questi ragazzi, questi atleti, ed è la cosa più bella, è proprio quella, perché si danno una mano, si fanno coraggio, per cui se vedono qualcuno in difficoltà, come diceva Venere, non penso al tempo, non penso al risultato, ma sto in compagnia del mio amico, lo porto, lo aiuto, e questa è la cosa proprio molto bella. Sicuramente in tutti gli sport è così, ci mancherebbe. Certo, anche perché nel mare abbiamo parlato prima di preparazione fisica, ma ci vuole anche un certo coraggio, nel senso, perché comunque la paura del mare è quella componente che poi spesso qualcuno ha e bisogna far fronte in ogni caso, quindi l'incoraggiamento di un amico, di un compagno può essere importante per chiudere la gara poi al di là del tempo. Assolutamente sì, cioè io sinceramente non lo farei mai personalmente, seguo il nuoto da oltre 15 anni e devo dire che ho approcciato al mondo del nuoto grazie alle mie figlie che erano nuotatrici agonistiche, poi la loro passione me l'hanno trasmessa dal punto di vista di informazione, però sinceramente non lo farei mai, cioè assolutamente, perché ci vuole quella dose di coraggio ma anche di incoscienza sotto certi punti di vista, devi avere comunque quella volontà di fare una cosa del genere, che questi ragazzi, ribadisco, anche i nostri atleti master, quindi considerando che abbiamo anche delle persone come per esempio Gennaro Ciavarella della Pentota di Foggia o Felice Messina dell'Aquarius Canosa, che sono persone che hanno oltre 60 anni ma che hanno ancora la voglia, lo spirito di buttarsi in acqua, di fare queste gare senza porsi i limiti e senza porsi i problemi, ma proprio per lo spirito di fare gruppo, di stare insieme, ecco, di sfidare anche queste cose. Tra l'altro, diciamo, le società di cui fanno parte i vincitori, Ludovico Sassi fa parte dell'Aquarius Piscina Canosa, che poi è un po' la società che ha organizzato, sì, tutto. Assolutamente sì. Mentre invece Venere Altamura fa parte della Netium SSD. Sì, è una squadra di Giovinazzo che, tra parentesi, è, diciamo, facendo un excursus nel nuoto, è la squadra di Elena Di Liddo fondamentalmente, cioè dove è nata e cresciuta e dove si allena Elena Di Liddo, la nostra campionessa italiana, pluricampionessa italiana che andrà anche lei ai mondiali, che si allena appunto a Giovinazzo con Raffaele Girardi, anche se lei è tesserata per il gruppo sportivo Carabinieri e per il circolo canottiere Aniene, la società di Federica Pellegrini per intenderci, però lei ha fatto questa scelta di rimanere in Puglia e quindi di comunque di allenarsi in Puglia, e sono piscine storiche, l'Aquarius e anche la stessa Netium sono monopiscine, cioè hanno solo quella struttura, però fanno un lavoro sul territorio molto importante, quindi raccogliendo atleti non solo della propria città ma anche, diciamo, dei paesi vicini, perché diventano dei punti di riferimento, le palestre vere e proprie, diciamo, di talenti. Sì, assolutamente sì, parlando dell'Aquarius stiamo parlando di una società che ha avuto atleti come Michele Sassi, che per esempio oggi non è presente perché Michele praticamente andrà ai mondiali juniores di nuoto che si svolgeranno partiranno dalla settimana prossima, insieme anche al suo allenatore Fabrizio Adamiano, che praticamente è uno degli allenatori più giovani che abbiamo nella nostra regione, un allenatore vincente, perché poi diciamolo con orgoglio, siamo una regione di eccellenti nuotatori. Spezzo una lancia a favore della federazione, di questo comitato che negli ultimi 5-6 anni con il nostro presidente Nicola Pantaleo e con il consiglio regionale ha avuto il coraggio di dare in mano la gestione fondamentalmente a persone che gestiscono le piscine, ma fondamentalmente molti dei consiglieri sono allenatori, per cui capiscono le esigenze del territorio, per cui questa cosa ha portato a far crescere la nostra regione. Oggi noi come Regione Puglia siamo sotto la lente di ingrandimento della Federazione da Roma. Abbiamo atleti, a parte appunto parlavamo prima di Elena Di Liddo e di Benedetta Pilato, ma abbiamo anche atleti come Ginevra Masciopinto, abbiamo atleti del calibro di Luca De Tullio dello Sport Project di Bari, anche lui andrà ai mondiali, lui è un neo diciottenne che è barese, si allenava fino ad ottobre dello scorso anno a Bari allo Sport Project, da ottobre è stato chiamato dalla federazione a Roma, si allena con il gruppo appunto di Paltrinieri, Detti, Acerenza, perché è un grossissimo potenziale, questo ragazzo ha avuto una crescita dal punto di vista di tempi incredibile, per cui ovviamente questo purtroppo è uno dei problemi, diciamo, ma non solo del territorio.
un po' ovunque, la mancanza di strutture di una certa qualità, perché noi siamo, la nostra regione ha moltissime società che hanno ovviamente quasi tutte, quasi tutte hanno una piscina da 25 metri, però il nuoto che conta, tra parentesi, è il nuoto in vasca lunga, cioè il nuoto in vasca da 50 metri, ed è una carenza grossa che abbiamo in Puglia. È un peccato, considerando poi anche le bellezze del territorio e i talenti che poc'anzi citavi. Assolutamente sì, per questo ecco, vedi, Elena è stata la precursrice, cioè lei per poter arrivare al livello che è arrivato a un certo punto è dovuta andare a Roma, perché lì aveva una struttura che la seguiva, che le permetteva di avere una certa crescita. Poi a un certo punto praticamente è ritornata in Puglia, perché? Perché comunque noi abbiamo l'unica vasca da 50 metri omologata per poter fare gare al CUS Bari, al Centro Universitario Sportivo di Bari, per cui lei quando arriva il periodo della vasca lunga si allena lì. Però noi abbiamo quella che è coperta e poi abbiamo lo stadio del nuoto a Bari, sempre da 50 metri. Poi abbiamo una piscina da 50 metri a Lecce e un'altra a Casarano. Ne sono poche, purtroppo, perché ribadisco, il nuoto che conta per convenzione è la vasca da 50. Le Olimpiadi si fanno in vasca da 50, per cui terminato il periodo di marzo-aprile in cui terminano le gare in vasca corta, tutta la stagione a livello regionale, nazionale e internazionale è tutta quanta sul discorso della vasca lunga. E noi questa è una carenza. Purtroppo un appello che mi sento di fare ai nostri politici è quello di darci la possibilità di investire, perché poi purtroppo abbiamo il problema che i nostri talenti sono costretti ad emigrare. Questo forse è un discorso che è più ampio, no? Delle differenze purtroppo, del gap che esiste ancora tra nord e sud, però appunto i grandi talenti che riusciamo a cullare qui in Puglia potrebbero dare il là a una serie di investimenti da parte della federazione o di chi insomma può, per far rinascere la Puglia dal punto di vista delle strutture, che sarebbe insomma non poco. Non so se potrebbero cambiare gli scenari secondo te di qui a qualche anno. Guarda, ma è quello che ci auguriamo. Allora, noi abbiamo ora ci sono buone possibilità che Taranto possa avere i prossimi giochi del Mediterraneo. Questo vuol dire grossi investimenti, un po' quello che è successo a Bari, ora non ricordo bene la data, ma stiamo parlando di fine 2000, se non ricordo male, quando praticamente ci furono i giochi del Mediterraneo a Bari e quindi sono state create tantissime strutture sportive. Stessa cosa se noi ce l'auguriamo succedesse a Taranto, vuol dire che a Taranto saranno gioco forza costretti a costruire una vasca da 50 metri. Ma questo capisco che per una società gestire una vasca da 50 metri vuol dire raddoppiare i costi, perché stiamo parlando di raddoppiare lo spazio acqua. Però questo ci deve pensare la politica, ci deve pensare la regione, ci deve pensare il CONI, di cui noi siamo figli come federazione. Ed è un vero peccato, come dicevi tu, cioè avere la possibilità di far crescere i nostri talenti all'interno della nostra regione ci permetterebbe di non disperdere questo valore aggiunto. Perché poi il problema è anche questo, a volte certe situazioni vengono perse proprio perché la prospettiva familiare di perdere un figlio a 14-15 anni, mandarlo lontano da casa, non è facile. È una questione, assolutamente, una questione di mentalità. Se noi pensiamo che è una mentalità, io non dico che è una mentalità del sud Italia, è una mentalità italiana, purtroppo è acclamato che i figli prima di andare via di casa ci pensano due volte per questioni di affettività eccetera eccetera. Se noi consideriamo che un atleta come Ruta Meliutite, lituana, che ha vinto le Olimpiadi a Londra all'età di 16 anni, una pluricampionessa ranista, lei praticamente per poter fare nuoto a un certo livello a 14 anni è andata a vivere in Inghilterra, lì ha avuto questa possibilità di crescita, perché anche lì hanno problemi come i nostri indubbiamente, però con i risultati che stiamo ottenendo come Regione Puglia, tanti atleti ad altissimo livello nazionale, anche a livello internazionale, ci auguriamo che questa cosa possa sicuramente evolversi in maniera positiva. Questo è un appello che rivolgiamo alle istituzioni, che possano capire che è anche un modo per poter, come dicevi tu inizialmente, far sinergia, perché poi ovviamente tenendo queste persone sul territorio riesci comunque a fare movimenti come questi e ci sono dei ritorni culturali, d'immagine, economici, che non sono da sottovalutare. Certo, è un giro sicuramente molto ampio. Intanto, ecco, siamo pronti per la seconda gara odierna, la categoria Master. Vediamo, probabilmente siamo in grado di seguire la partenza, vediamo gli ultimi riscaldamenti, gli ultimi movimenti per preparare le braccia e le gambe ai duri movimenti per il miglio. La gara sostanzialmente è la stessa, cambia la categoria
se vogliamo, di amatori, di atleti che vanno dai 25 anni fino ai a oltre i 65 anni. Allora, c'è curiosità per capire la partenza. Prima dicevamo c'è molta competizione, molto agonismo, nonostante l'età di alcuni, c'è comunque molta voglia di primeggiare, di staccarsi dall'eventuale gruppone che si crea. Ecco, stanno facendo gli ultimi, l'ultimo appello prima della partenza. Intanto ci arriva qualche goccia dal cielo, speriamo che possa mantenere, perché poi, come vedi, mano a mano che vengono chiamati gli atleti iniziano a entrare in acqua. La partenza deve essere fatta praticamente, l'atleta non deve toccare la sabbia, per intendere, devono iniziare a galleggiare. Quindi ora mano a mano li chiamano e loro entrano in acqua. Distanza, se vogliamo, di circa 100-150 metri, sì, dalla spiaggia. Sì, poi dipende dal fondale, però sì, è quello la distanza. Quindi seguiamo l'appello che è partito, i primi atleti si muovono già verso il punto dal quale poi partiranno. Un gruppo ben più numeroso rispetto al primo, se vogliamo. Dovrebbero essere 43 gli atleti della categoria Master, che poi naturalmente durante la gara vi citeremo per nome e cognome. E allora, per la gara appena conclusa, saremo in grado poi di sentire le voci dei protagonisti. Ricordiamo Venere Altamura della categoria senior ha vinto, in sostanza è arrivata prima come donna, mentre per la categoria uomini Ludovico Sassi, che di fatto ha tenuto la testa della gara per tutto il tempo. Dicevamo prima che mantenere la testa della gara non è facile, essere il primo, essere la apripista, ci sono una serie di difficoltà, c'è il rischio di non vedere la boa, c'è il rischio di perdersi, se vogliamo, anche se le boe sono di una certa visibilità, un certo colore fatto in modo apposito, però in mare aperto tra le fatiche c'è questa difficoltà. Complimenti quindi a loro, poi avremo modo di sentirli, ma dedichiamoci a questa seconda gara. Ecco, anche lo speaker nomina Sassi Ludovico come primo arrivato. A seguire la prima donna, come abbiamo detto, Venere Altamura, Roberto Leonardo dovrebbe essere il terzo arrivato e Gigante Valerio il quarto. Intanto quelli che vedete sono le primissime bracciate, naturalmente la gara non è ancora partita. Anzi sì, ecco, partono proprio adesso, come vedete. Ecco, questo che vedete il gruppo, che vede già un nuotatore in testa, che fa le prime prove generali di fuga, mentre il gruppo comincia ad allungarsi. Sono i primissimi metri che seguiamo. Ora si fermano. Sì, ora partiranno fra un attimo qui alla boa gialla. Arancione, scusami. Sì, stanno... Ecco, quindi non era una partenza, no, era una... Ah, perfetto, gli atleti. Perfetto. Sì, diciamo che c'è una linea di partenza virtuale che va dalle due boe arancioni. Ok, da queste due boe arancioni, perfetto. Sì,
Andiamo. Stanno arrivando gli altri. Ecco, il tempo di attendere che arrivino tutti e poi ci sarà il via a questa altra gara molto molto interessante. Grazie. Ecco, intanto il giudice arbitro dà le primissime indicazioni prima della gara. Qualcuno, come vedete, è facile perdersi. Ultime indicazioni prima del fischio d'inizio di questa gara. Atleti in cuffia verde, chiaro, verde scuro, c'è un atleta in cuffia blu. Manca pochissimo. Primo fischio, secondo fischio, si parte. Eccolo qui il gruppone che parte a suono di bracciate, mentre intanto un acqua scooter ha costretto a un bagno anticipato. L'onda anomala dei master, incredibile, ha fatto cadere l'acqua scooter, bellissimo. Da dietro, devi salire da dietro, no sul lato. Beh dai, vi siete rinfrescati un po', spero solo di portafoglio. Gli occhiali, li hai? No, li ho persi. Allora Stefano, intanto la gara è partita, forse rispetto a prima notiamo come il gruppo sia un po' leggermente più unito, forse non c'è ancora una vera e propria testa, anche se sono i primissimi metri. Sì, diciamo che solitamente si posizionano nella parte anteriore gli atleti che si ritengono quelli essere più forti, per cercare di fare l'andatura ovviamente da questo punto di vista. Però bisogna vedere ora l'arrivo, intanto si sgranerà sicuramente. Considerando anche le forze in campo, alla prima boa gialla si vedrà già l'equilibrio che ci sarà, perché si rompe l'equilibrio iniziale. Assolutamente sì, perché immagino che lì si cercherà già di spezzare il gruppo in più gruppi, proprio per il discorso che facevamo prima, cioè cercare di evitare che qualcuno prenda la scia. Perché ribadisco, gli amatori sono molto più competitivi di certi agonisti. E allora è una gara sicuramente diversa che proveremo a seguire, seppur da qui. Quello che vedete è il gruppone che comincia a sfaldarsi, a raggiungere la prima boa, mentre indietro rimangono probabilmente coloro i quali puntano non a vincere la gara, ma semmai a divertirsi, a partecipare. Sono comunque gare molto belle, anche semplicemente da vivere, non da protagonisti in modo assoluto. Allora, intanto vi dobbiamo i nomi anche dei nuotatori master che stanno partecipando a questa gara. Per la categoria Master 25 abbiamo Francesco Massimiliano Procacci, Stefano Sicolo, Miriam Di Pilato e Giuseppe De Santis. Per la categoria Master 30 abbiamo invece Eliana Boccuni, Lorenzo Rapisarda, Cecilia Piarulli, Michele Altamura, Vincenzo Valerio Mazzilli, Maria Mastandrea, Davide Mazza, Stefania De Bari, Fabrizio Addamiano. Poi,
Per la categoria invece Master 40, Francesco De Pellegrino, Piero Nardelli, Fabio Antonio Zizzi, Giuseppina Pietrangeli, Antonio Arbore, Maria Manuela Mennitti, Carlo Pantaleo. Invece per la categoria Master 45, Luigi Mennuti, Maurizio Piromalli, Rossella Delle Vedove, Antonio Caldarola, Laura Palasciano. Si passa invece adesso alla categoria Master 50 con Cristiano Piersanti, Vasco Amedeo Balice, Carlo Pallagrosi, Savino Pettolino, Michele Alfredo Di Chio, Angela Caccialupi. Per la categoria invece Master 55, Giuseppe Massimo Santucci, Salvatore Mantia, Berardino De Benedictis, Luigi Nesta, Biagio Giordano, Francesco Baldassare. Per la categoria Master 60, Gennaro Vito Felice Ciavarella, Felice Messina, Giuseppe Leo. Per la categoria ultima di Master 65, Michele Di Pantaleo, Vincenzo Ruggero, Francesco Saverio Galante. E infine Mennuni dell'Aquarius. Stefano, quindi questa è una gara che coinvolge atleti dai 25 anni fino agli oltre 65. Oltre 65 anni, sì, appunto. E stiamo parlando di uno scontro generazionale, se vogliamo. Sì, effettivamente così, uno scontro generazionale di atleti che hanno voglia appunto ancora di confrontarsi in acqua, non guardano l'età anagrafica ma guardano l'età fisica, cioè in questo senso che ovviamente stiamo parlando di persone anche oltre i 60 anni che curano il proprio corpo in una certa maniera. Proprio lì volevo arrivare, oltre i 65 anni solo partecipare a gare di questo tipo fa capire come insomma ci deve essere dietro una preparazione insomma a quell'età di una certa importanza. Sì, sicuramente. Diciamo che possiamo dire che i 60 anni sono i nuovi anni a 40 anni di una volta, cioè a volte si parlava sempre di persone che cercano di mantenere il proprio fisico in un certo modo, in un ben tirato, ben costruito ai 40 anni. Oggi si arriva tranquillamente ai 60 anni, l'aspettativa della vita si è modificata nel tempo sicuramente, quindi devo dire che, e non parliamo soltanto delle signore, ma anche dei signori, ci tengono particolarmente. Infatti bastava guardare in spiaggia, oggi c'erano delle persone oltre 50, ma anche appunto persone a 60 anni che veramente con dei fisici si tengono bene. Poi vabbè, naturalmente dicevi ci sono anche ex nuotatori, nel senso veri e propri veterani, se vogliamo. Certamente, tra parentesi facevi nell'elenco e facevi riferimento in due in particolare, che uno è Fabrizio Damiano, che come dicevo è uno degli allenatori, lui allena, è un ex atleta agonista, uno per esempio lui detiene ancora il record regionale dei 50 stile libero in Puglia. E poi c'è Cecilia Pierulli, altrettanto lei è un'allenatrice, allena le squadre degli esordienti A e che hanno comunque questa voglia anche di confrontarsi con i propri atleti sul campo gara. E la cosa bella è anche questa, perché per esempio sia Cecilia che Fabrizio allenano molti dei ragazzi dell'Aquarius che oggi hanno partecipato, per cui giocano in casa, però diciamo che diventa anche una sfida nella sfida. A volte anche per dimostrare ai propri atleti che il sacrificio lo fanno anche loro sicuramente. È un bel esempio comunque, se vogliamo, da parte dei propri atleti. Intanto dovrebbe essere questa la testa, se non vediamo se riusciamo a riprenderli. Sono i primissimi atleti, come vediamo c'è una testa di quattro atleti. Sono due in testa in particolare a sfidarsi, davvero roba di centimetri tra di loro al momento, dietro seguiti da altri due a distanza di circa 4-5 metri tra di loro. Questo è il primo quartetto, se vogliamo, seguito poi a ruota intorno ai distanza, se vogliamo, di 40-50 metri dall'altro gruppo che segue a fila indiana. E allora possiamo dirlo ufficialmente, una prima testa, c'è un quartetto che prende il largo, se vogliamo, e probabilmente si contenderà le primissime posizioni, mentre dietro vediamo gli atleti con probabilmente ambizioni diverse. Scusa, devo stare attento.
giornata grassa oggi. Attenzione che si vola. Ti conviene. Diciamo che siamo all'interno del suona entrare qui. Suona entrare qui. No, no, va bene, va bene. Sorridete che siete in diretta. Prendo voi. Infatti. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Siamo all'esterno, okay. Perché siamo all'interno del campo di gara, non la vedo. Se ci avviciniamo alla testa, è meglio. Allora mantenersi. Ok. Vediamo se c'hanno un caffè, questi qua ce l'abbiamo. E allora, intanto la nostra barca prende velocità decisamente alte. Proviamo a raggiungere la testa della gara. Abbiamo detto, abbiamo intravisto prima un quartetto, naturalmente non sappiamo dirvi, non siamo in grado di dirvi di chi si tratta, però tanto proviamo ad avvicinarci. Adesso ci fai portare due birre e due cappuccini per i signori. E allora, un panino per me, niente. Niente rinfresco, insomma. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Intanto, posso riprendere? Assolutamente. Ci stiamo posizionando lateralmente agli atleti che stanno gareggiando in questo momento. Ovviamente prima eravamo in una posizione, diciamo, non consentita dal regolamento, eravamo all'interno del campo gara. Ora siamo di lato e si è già sfaldato come prevedevamo il gruppo. C'è un gruppo che ha preso decisamente la testa della gara. Però devo dire che il ritmo delle bracciate è ottimo. Procede spediti. Sì, diciamo che gli atleti non vogliono essere meno degli agonisti, assolutamente. Anche se semmai sono un po' più indietro, però continuano a spingere perché in effetti la gara alla fine è ancora lunga. Il tempo di percorrenza medio si aggira intorno? Allora, per quanto riguarda gli agonisti, mediamente siamo sui 30-35 minuti. Per quanto riguarda i master dovremmo stare attorno ai 45 minuti come minimo, a salire ovviamente. Ma credo che con la velocità con cui hanno intrapreso la competizione avremo sicuramente un ottimo riscontro cronometrico. Diciamo che i nostri atleti in acqua in questo momento non vogliono essere, come si dice, da meno degli agonisti, come dicevamo, hanno voglia comunque di darsi da fare. Poi è una, come abbiamo detto, è una sorta anche di sfida in parallelo tra agonisti e master. Spesso molti sono della stessa società, come dicevi tu prima, quindi una sorta di sfida a distanza tra i maestri, se vogliamo, i tecnici, anche citavi prima alcuni nomi, e gli stessi atleti, naturalmente, che vogliono fare bella figura. Dicevamo, prima gara che si dovrebbe essere svolta senza grandi problemi, problematiche, da qui forse non abbiamo percepito tutto, però a livello di problematiche nella stessa gara dovrebbe essere andato tutto liscio. Sì, credo proprio di sì, nel senso che non ci sono stati interventi da parte delle moto d'acqua, da parte dei giudici e da parte dei soccorritori. Questo vuol dire che le condizioni evidentemente meteo stanno permettendo di poter svolgere la gara nella maniera più tranquilla possibile. Ecco, ora siamo proprio sulla testa della gara, c'è un atleta senza cuffia che sta, se vedete il ritmo bracciata è assolutamente incredibile. E l'atleta che ha alle spalle sta cercando di mantenere la scia, se vedete è nella scia dell'altro atleta, è anche un modo come, diciamo, per avere un punto di riferimento, mentre un terzo atleta è leggermente sulla destra, probabilmente è anche tagliare, una forse. Sì, no, ma probabilmente è anche una tattica per non farsi scorgere, perché a volte ci sono anche questi piccoli accorgimenti che servono per potersi portare in una posizione tale anche quando si arriverà alla virata della boa. Per poter cercare di prendere la scia migliore, tagliare la boa e poi entrare nel circuito finale, diciamo dello sprint finale, nella posizione migliore. Ecco, sono in quattro, se non andiamo errati. Sì, un quarto leggermente più distaccato, più indietro, con la cuffia verde, non so se riusciamo ad inquadrare. Poi c'è questa sfida a due o comunque a tre, i primi due sono più vicini, come diceva Stefano, uno dietro all'altro, quello lì dietro forse per sfruttare la scia, mentre quella a sinistra probabilmente utilizza una tattica, una strategia diversa per puntare comunque alla testa assoluta della gara. Però una sfida molto interessante, come diceva Stefano, il livello delle bracciate, il ritmo è comunque molto alto considerando anche l'età degli atleti che si stanno sfidando. Da qui li vediamo molto molto bene, grazie alle immagini del nostro operatore Carlo Gelardi. Riusciamo, signori, abbiamo un ragazzo fuori campo e dobbiamo intervenire.
Ok, ci comunicano che c'è un intervento da fare. Di che si tratta, Stefano? Sì, rientrato. Ok, rientrato, falso allarme, abbiamo perso... Ovviamente siamo su una barca anche di soccorritori, anzi noi ringraziamo per l'ospitalità perché ovviamente loro devono fare il loro dovere, se ci sono problemi devono intervenire. Comunque sembra che sia tutto a posto, tutto sia rientrato, quindi restiamo qui in testa al gruppo per vedere la competizione. Esatto, naturalmente c'è un protocollo di sicurezza da seguire assolutamente importante, mentre adesso ci poniamo in una posizione privilegiata per seguire la testa di questa gara, che resta, anzi... che si accorcia probabilmente da 4 a 3, perché il quarto lo vedo leggermente più distaccato, sì. mentre quell'atleta che probabilmente era un po' più di lato adesso si sta unendo anche lui al gruppo, mentre il nuotatore che era davanti mantiene la testa assoluta della gara. Sarà comunque uno sprint interessante. Sì, credo di sì. Diciamo, lui ha deciso di fare diciamo, la corsa in testa dalle prime bracciate. Diciamo, ora il terzo componente del gruppetto si sta avvicinando, anche perché ovviamente stiamo passando vicino a una delle boe del percorso, quindi sì. In questo caso qui l'atleta si è reso conto del percorso che deve fare. Per esempio ora se noi alle spalle della boa, vedete, c'è un altro atleta con la cuffia verde che si è reso conto di stare fuori dal percorso per regolarizzare la sua posizione, cioè fare in modo che la sua gara sia omologata, deve passare comunque alla sinistra della boa. Quindi ora si sta spostando perché probabilmente aveva perso leggermente l'orientamento. Sì, l'abbiamo visto comunque più distaccato, in effetti, pena poi l'espulsione di fatto dalla gara, sì, è stato costretto a rientrare. Sì, diciamo il problema è in questi termini: nel caso che lui sbagliasse, cioè tagliasse dall'altra parte, i giudici lo richiamano, lo fanno ritornare indietro, non ti squalificano, ti fanno ritornare indietro e ti fanno ovviamente perdere tempo, però è l'unico modo per poter proseguire nella maniera corretta. Sì, bisogna... Cerchiamo di vedere i nomi degli atleti. Ora approfitto della macchinetta fotografica. Vediamo se riusciamo a capire di chi si tratta. Intanto lo vedete, il terzetto che si sfida a suon di bracciate. Davvero una bella sfida, molto molto interessante. Sono praticamente a distanza di un metro uno dall'altro. Il primo è senza cuffia, il secondo in cuffia verde, il terzo anche senza cuffia. Cercheremo di capire di chi si tratta. Possiamo notare un differente stile di nuotata. Per esempio la testa della corsa praticamente respira sempre, cioè se notate lui ha sempre la testa fuori ogni bracciata, mentre il terzo praticamente utilizza la classica nuotata anche da piscina, diciamo da piscina, cioè quella di tenere la testa sott'acqua, fare diverse bracciate in apnea. Questo gli permette praticamente di essere anche più veloce. Ora anche loro stessi si stanno rendendo conto che probabilmente è una sfida a tre, hanno staccato tutti gli altri di davvero parecchi metri. Adesso siamo molto molto vicini. Ecco, il 38 è il numero 2, il secondo è il numero 38, che dovrebbe essere Mazzilli. Mazzilli. Vincenzo Valerio Mazzilli dell'Adriatica Nuoto. Perfetto, Mazzilli è il numero 2 che vedete in cuffia verde. Vediamo di riuscire a capire chi sono gli altri, perché è una sfida davvero molto molto avvincente. Guardate di quanto sono vicini. E devo dire che hanno fatto un discreto vuoto alle loro spalle, infatti il quarto è a circa 20-30 metri di distanza, per cui l'impostazione della gara fatta in questo modo ha fatto decisamente spaccato il gruppo in più pezzi, per cui gli atleti più performanti sono decisamente più avanti, e si vede. E occhio, perché il nuotatore in cuffia verde, ossia Mazzilli, fa le prove di sorpasso. Si tengono a distanza di qualche metro. Tiene però ancora il primo che regge. Proviamo a seguire questo interessantissimo duello, comunque sfida a tre. Che poi probabilmente nello sprint finale, forse, ecco, cosa c'è da attendersi, Stefano? Beh, sicuramente c'è da attendersi, secondo me ora ci sarà una fase anche di recupero fisico, girata questa è l'ultima boa prima di ritornare verso il traguardo, anche per poter mantenere le forze, per poter fare appunto lo sprint, perché effettivamente avremo sicuramente, perché se reggeranno questo ritmo tutti e tre, avremo sicuramente un bello sprint, per cui l'atleta che avrà mantenuto maggiore lucidità anche, diciamo, nella nuotata, riuscirà sicuramente a prevalere sugli altri. E allora, ecco, abbiamo visto
girare intorno alla boa. Adesso si apprestano a fare uno degli ultimi tratti. Volete riprendere i nuotatori alla curva? No, no, seguiamo, proviamo a seguire la testa. Anche perché sarà interessante lo sprint se mantengono. Allora il comune, quello davanti, deve venire. Come appoggio, se vi mettete fuori. Ecco. Ultime indicazioni da parte di chi guida la barca per provare a star dietro alla testa. Mentre un quarto nuotatore intanto arriva alla boa, gira intorno proprio adesso, è comunque staccato di una trentina di metri probabilmente, occhio e croce, il gruppo in testa comunque resta difficilmente prendibile al momento. Ecco, ci stiamo avvicinando proprio alla testa, che se vogliamo è l'aspetto più interessante di questa gara al momento, perché è una sfida interessantissima a tre. E allora, siamo riusciti a individuare al momento soltanto il nuotatore in cuffia verde, che lo ripetiamo essere Vincenzo Valerio Mazzilli, al secondo posto, primo e terzo, almeno al momento, riusciamo a capire chi sono. Proviamo a dargli un nome. Sfida agguerrita, suono di bracciate, anche perché il traguardo non è poi così distante. E allora, grazie alle immagini del nostro operatore, riuscite a vedere benissimo i tre. Leggermente l'inquadratura sull'altra boa, vedi? Ci sono dei nuotatori che hanno già girato perché pensavano di essere arrivati alla boa finale. Sono stati richiamati da dei giudici che li hanno avvisati che devono fare ancora un percorso di circa 50-60 metri fino all'altra boa. Questo per riallacciarci al discorso di prima, che in mare aperto il disorientamento può essere uno dei problemi. Assolutamente sì, infatti diciamo può succedere e ci sta ovviamente, perché la transagonistica ti porta comunque anche alla volontà di terminare il prima possibile, però i giudici sono stati immediatamente efficaci ad avvisarli che dovevano ancora allungarsi per poter arrivare alla boa successiva, che permetterà poi di fare la parte terminale che arriverà poi con lo sprint finale. Esatto, abbiamo sentito proprio un avvertimento, una sorta di richiamo, e quindi poi l'indicazione di risanare di fatto il percorso per ripartire e mettersi in linea con quello che è il tracciato iniziale, che ricordiamo essere a forma rettangolare, trapezoidale, insomma, con uno sprint finale che forse i tre stanno già facendo, o manca ancora qualche metro. Ah, secondo me manca ancora qualche metro, però credo che si stanno curando, nel senso che l'atleta non hanno ancora deciso di sprintare. No, anche se secondo me l'atleta in testa, che non ha mollato un centimetro, nel senso che nonostante sia stato raggiunto dagli altri due, quindi si sono abbastanza compattati, non ha voluto assolutamente mollare. A volte capita, lo si fa anche per tattica, quella di poter riposarsi, sfruttare la scia di un atleta, un po' come succede nel ciclismo a volte quando ci sono le fughe, quindi dar la possibilità di rifiatare. Invece lui, niente, è partito in testa, continua ad andare in testa, non vuole capirne ragione e sta tirando in maniera diciamo continuata senza perdere tempo, e questa è la cosa bellissima assolutamente. Allora vedremo se ci sarà qualche asso nella manica, diciamo così, nella strategia dei vari nuotatori. Credo che il ritmo delle bracciate non sia calato di molto, probabilmente un po' sì, nel senso che diciamo tutti e tre i nuotatori hanno deciso di riprendere un po' di fiato. Forse cambia qualcosa anche dal punto di vista della corrente, cambiando direzione, no? Sì, infatti, secondo me, si vede anche dalle immagini, la corrente in questo caso ce l'hanno alle spalle, quindi probabilmente esatto, Riescono anche ad avere una spinta da questo punto di vista. Però è anche il modo per poter risparmiare ora le forze. Secondo me vedremo veramente un bello sprint. Uno sprint finale. Non vorrà mollare. Ne sono convinto. Thank you.
Sì, il terzo è l'unico che ha doppio numero sulle spalle, in realtà ce l'hanno tutto sopra. Sì, il secondo. Falli stringere sulla destra. Stringete sulla destra. Ecco, intanto arrivano le prime indicazioni di stringere sulla destra. Allora, il terzo è il numero 44. Il numero 44, siamo riusciti a vedere. Il numero 44 è Pietro Nardelli della Adriatica. Perfetto, allora Nardelli. Sono quasi arrivati allo sprint finale. Quindi Nardelli che sfida Mazzilli, mentre in avanti ancora non ha un nome, non riusciamo a capire chi è, però la sfida è tra Nardelli e Mazzilli che si stanno praticamente quasi sfiorando tra di loro adesso. E infatti ora sono arrivati praticamente all'imbuto finale, ora la Boa Arancione praticamente entreranno nell'imbuto per arrivare all'arrivo, quindi devo dire che è stata una gara veramente veloce, come pensavamo. Altro che amatori. Altro che amatori, sì, effettivamente sì, cioè, sono persone che hanno voluto decisamente darsi da fare. Ecco, ora. Ecco, vediamo il sorpasso adesso proprio da parte di Nardelli. In questo momento stanno entrando nell'imbuto finale. Nardelli sta superando Mazzilli, ecco, da terzo si porta in seconda posizione. Eccolo qui, sorpasso appena effettuato da parte. Ora vedremo chi ne ha di più a questo punto. Esatto. Ci siamo. Eccolo qui, lo sprint finale, la sfida vera è tra il numero 44 Nardelli e il numero 38 Mazzilli, che adesso perde una posizione e resta al terzo posto, mentre il primo si avvia a diventare il vincitore di questa gara. Seguiamo lo sprint finale con 26 minuti, quindi diciamo smentiti clamorosamente. Un tempo che ci smentisce. Assolutamente, ecco che sono lo sprint finale. Eccolo lo sprint finale, il primo che ha tenuto la testa, tocca il tabellone al secondo posto. Arriva con il numero 44 Piero Nardelli e poi al terzo posto con il numero 38 c'è Vincenzo Valerio Mazzilli. Ecco, l'unico dubbio che resta è capire chi ha vinto la gara. Vediamo se ce lo toglieremo fra qualche minuto, cercheremo di individuare il nome. Entrando nello sprint finale anche il quarto, che è quello qui. Ecco, in solitaria, assolutamente in solitaria, grande prestazione. Si avvia ad un comunque importante quarto posto. Diciamo, ha fatto gara a sé, ma è stato veramente bravo, perché a volte non è nemmeno facile questo, cioè non avere punti di riferimento, fare una gara da soli non è facile, quindi onore a questo atleta sicuramente. E poi di fatto abbiamo seguito, inizialmente era vicino al gruppo dei tre, poi pian piano si è staccato, non è riuscito a tenere il ritmo e poi ha dovuto comunque vedersela da solo, ecco. Sì, diciamo che probabilmente lui ha avuto un attimo di sbandamento prima della boa, dell'ultima boa, sì. Quindi si è allontanato leggermente dal percorso e quindi ha dovuto recuperare. Li aveva sicuramente puntati perché l'abbiamo visto nelle inquadrature precedenti, ma poi ha dovuto necessariamente rientrare e quindi questo ovviamente ti fa perdere tempo. Stanno arrivando ulteriori atleti, ecco, il gruppo si sta compattando da questo punto di vista. Ora abbiamo un ulteriore atleta che si avvia, che dovrebbe essere il quinto. Esatto, quinto, sesto e poi il gruppo un po' più formoso, diciamo così, che è subito dietro. Ecco. Questo è il numero 30. Il quinto, o almeno colui che si appresta ad arrivare al quinto posto, è Francesco Massimiliano Procacci. Ecco, lui l'abbiamo riconosciuto.
anche lui quasi in solitaria praticamente, ha staccato il sesto, si avvia a diventare il quinto di questa gara. Mentre il sesto dovrebbe essere Stefano Sicolo, se non abbiamo visto errato, il numero 31 dietro al numero 30. Mantenuta la linearità. Sta arrivando un gruppo un po' più consistente. Un po' ed eccolo qua, diciamo. Il gruppo un po' più sparpagliato che necessariamente dovrà stringere perché c'è l'ultima boa da girare per lo sprint finale. Siamo anche di individuare chi sarà la prima donna a tagliare il traguardo. Esatto. Finora abbiamo visto soltanto uomini, ma mi sa che forse la prima, esatto, mi sa che qualcuno sta arrivando. Esatto, dovrebbe essere quella in cuffia grigia, sì, grigio-azzurra. Dovrebbe essere la prima donna. Vediamo se da qui riusciamo a capire il numero che hanno disegnato sul braccio. Donna che in ogni caso lotta per l'ottavo posto, se non abbiamo contato male. Sì, giustamente, tra parentesi, come si può vedere, l'atleta che in questo momento è avanti in questo gruppo, la grande fatica che sta facendo, perché ovviamente dopo aver tirato per tutta la gara... Ti viene da mollare. Assolutamente, anche se, diciamo, considerando che stiamo parlando degli ultimi 10 metri, però sono quelli più duri sicuramente. Esatto, esatto. Allora, ecco che via via tutti gli altri arrivano al traguardo. Ricordiamo che bisogna toccare il tabellone per di fatto segnare. Ah, ecco. Eccolo qua, abbiamo il nome del vincitore, il numero 45. Abbiamo finalmente capito di chi si tratta. Dovrebbe essere Fabio Antonio Zizzi. Sì, della società acquatica, che ha fatto un ottimo tempo, 26 e rotti, quindi diciamo sicuramente è stato molto performante da questo punto di vista. Quindi possiamo dare i primi tre: Zizzi al primo posto, Piero Nardelli al secondo posto, mentre al terzo posto il numero 38, Mazzilli Vincenzo Valerio. Questa è la testa che di fatto ci ha fatto divertire, se vogliamo, Stefano. Sicuramente sì, perché ci ha fatto anche vedere, diciamo, come è stata gestita bene la gara da questo punto di vista, per cui abbiamo visto comunque uno sprint e devo dire che il vincitore è stato coerente dall'inizio alla fine, ha deciso di partire, evidente aveva la voglia di vincere, quindi è partito dal primo momento, dalla prima bracciata, si è buttato in acqua con la convinzione di staccare tutti quanti, per un certo momento ci è arrivato, poi è stato raggiunto ma non ha mollato realmente un centimetro ed è stato veramente bravo da questo punto di vista. Abbiamo parlato prima di quanto è difficile tenere la testa per un'intera gara, che comunque abbiamo detto ci sono gare più lunghe, però è sempre un miglio marino 1800 metri essere davanti, lui però ha tenuto bene anche abbastanza il percorso, non si è troppo allargato, non è troppo ristretto e non è stato quasi mai in discussione, nel senso che ha mantenuto sempre quei 3-4 metri di distanza, nessuno è riuscito neanche ad avvicinarsi troppo, diciamo così, anche se poi lì è davvero questione di poco. Sì, assolutamente, ha avuto la grande capacità di mantenere comunque un ritmo costante nella nuotata, probabilmente ne aveva ancora anche di più, evidentemente l'ha preparata molto bene la gara e alla fine diciamo è stato Nardelli che ha sfruttato la scia ed è riuscito poi a sprintare e arrivare secondo, per cui lui è stato... Esatto, abbiamo visto proprio credo gli ultimissimi metri, abbiamo visto proprio all'ultima boa il sorpasso di Nardelli che da terzo lo ha proprio puntato, si è visto, ha sprintato, lo ha superato e di fatto è arrivato secondo. Quello che dicevi tu, avevi detto negli ultimi metri ci possiamo aspettare qualche cambio di passo, diciamo così. Sì, infatti diciamo sono le normali tattiche che si utilizzano diciamo nel nuoto in acque libere, cioè quello di poter utilizzare comunque punti di riferimento, scia di un atleta e cercare anche di fare in modo, prendendo la scia, di risparmiare quel po' di energia che ti serve poi negli ultimi metri. Se fosse stata più lunga, ti faccio una domanda un po' particolare, secondo te sarebbero arrivati quei tre lì davanti?
Ma senti, questo dipende dalle loro capacità anche aerobiche in questo caso qui, ma credo di sì, nel senso che sono preparati per queste gare. Questi sono atleti che fanno tranquillamente anche la 5 km, quindi lì loro ovviamente... è un gioco da ragazzi o quasi questa gara. Sì, diciamo di sì, nel senso che lo spirito competitivo poi ti dà quella forza di voler mettere la mano avanti, come abbiamo detto dall'inizio. Però probabilmente ci saremmo aspettati un termine di gara anche in questo caso qui, così bella e entusiasmante, perché poi il bello di queste gare è vedere poi appunto le ultime bracciate, che sono quelle più importanti, riuscire a mettere la mano sul tabellone prima degli altri. E allora naturalmente i nostri complimenti vanno a Fabio Antonio Zizzi, che è riuscito a mantenere la testa della gara per tutto il tempo e a tagliare il traguardo, mentre adesso vediamo arrivare tutto il resto del gruppo. Se il nostro cameraman riesce a prendere, eccolo lì, il resto del gruppo che pian piano taglia il traguardo con tempi naturalmente diversi dai primi tre, però comunque c'è grande soddisfazione nel tagliare il traguardo. Eccoli qui. La coda probabilmente, forse riusciamo ad inquadrare, della gara è proprio quella. Stefano, credo che ci siano ancora 3-4 atleti che devono concludere la gara, a parte questi che abbiamo proprio di fronte a noi. Sì, ma credo che c'è un ultimo atleta che è un po' più attardato, almeno non riesco a scorgere, ma d'altra parte basta controllare i mezzi di soccorso che sono lungo il percorso, che seguono tutti gli atleti, per cui credo che siamo veramente agli sgoccioli. Sono stati tutti quanti bravi e competitivi da questo punto di vista. Un altro, ecco qui stiamo inquadrando due dei nuotatori che si stanno sfidando per le ultimissime posizioni, anzi non proprio le ultimissime, perché c'è un altro gruppo più a destra che adesso non riuscite a vedere, formato da almeno 5, 6, 7, 8 dovrebbero essere la coda. Però possiamo dirlo, Stefano, la sicurezza è stata comunque garantita. Vediamo la guardia costiera lì, le motovedette che hanno circondato di fatto la zona. Anche noi, la nostra stessa barca era adibita anche a sicurezza. Una organizzazione perfetta, possiamo dire. Sì, devo fare i complimenti a tutta l'organizzazione. Ora, a prescindere diciamo da quello che fa la Federazione Italiana Nuoto in questo caso, però devo dire che tutti i mezzi che sono stati messi sul campo hanno fatto il proprio dovere in maniera esemplare. Immagino che gli stessi atleti si siano sentiti assolutamente sicuri, favoriti, come abbiamo detto, indubbiamente dalle condizioni del meteo, però avere la sicurezza che diciamo avere qualcuno che sta lì che ti protegge è importante, ti fa stare più tranquillo, ti dà quindi anche la possibilità di poter gareggiare nella maniera più spensierata, se vogliamo dire così, però con la consapevolezza che qualsiasi problema può essere risolto seduta a stante. Quindi vi invoglia anche a noi di farci un tuffo e sfidare le altezze del mare con questa sicurezza. Assolutamente sì, ma questo spero che riusciremo a farlo dopo, al termine della diretta ci butteremo in acqua anche noi. Dai, questo mare attira anche noi che adesso stiamo facendovi seguire questa gara bellissima, però naturalmente un tuffo vien voglia di farlo anche a noi, mentre le ultimissime bracciate sono prima di questa boa che vedete adesso inquadrata dal nostro operatore. C'è lo sprint finale, eccolo qui, uno degli ultimi nuotatori che si appresta all'ultimo rettilineo. Mancano davvero pochi metri all'arrivo, vedete la fatica nelle bracciate che gli restano per arrivare al fatidico finish, in cui ricordiamo dovrà toccare il tabellone. Siamo ai 38 minuti passati, quindi diciamo siamo comunque dentro il tempo, l'aspettativa che ci siamo detti anche con Stefano ad inizio gara, tra i 35 e i 40 minuti, quindi complimenti davvero anche a questi nuotatori che comunque portano a casa un tempo notevole, comunque importante.
più dietro, ecco, arrivare pian piano gli altri. Dicevamo a Stefano, seppur ultimo gruppo, però il tempo dovrebbe essere di 38 minuti, siamo comunque ampiamente dentro le previsioni, è comunque un tempo, insomma, non assolutamente non da buttare. No, assolutamente, anzi, devo dire che sono stati veramente tutti molto competitivi. Una gara di alto livello in generale, ecco. Sì, sì, incredibilmente... A parte la testa. Sì, a parte la testa che, diciamo, si sono subito distinti, però devo dire che a questo punto complimenti veramente a tutti quanti gli atleti, non si sono risparmiati, no? Non hanno avuto assolutamente voglia di mollare nemmeno un centimetro. E questo tra l'altro, riallacciandoci al discorso di prima, è un insegnamento che va poi anche ai loro ragazzi. Sì, infatti noi vediamo ora l'atleta che sta sulla destra, è Cecilia Pierulli, l'allenatrice dell'Aquarius, che si mette in gioco tranquillamente. Lei è reduce, ora è stata per 4 giorni a Bari con i ragazzi esordienti A, tra cui ha avuto uno dei suoi atleti che si è qualificato per le finali nazionali con il team Puglia. Ci sarà il campionato italiano a fine giugno a Scanzano Ionico, dove praticamente ogni regione presenta 10 atleti, 5 maschi e 5 femmine, esordienti A, stiamo parlando di atleti di 12-13 anni che fanno un vero e proprio campionato italiano. E con questo per Cecilia è il sesto atleta che è riuscito a far qualificare negli anni per queste finali, e devo dire che si vede dalla faccia, è abbastanza distrutta, parlando con Savino Pettolino della Pentotari e devo dire che dalla faccia si vede che è stata una bella faticaccia sicuramente. Sono anche poi, probabilmente si confrontano tra di loro a fine gara, probabilmente su qualcosa che è successo nel corso della gara, non so, cambi di direzione, qualcosa, naturalmente loro potrebbero dirci qualcosa di più, però è stata comunque una bella gara che ha visto, a parte la testa iniziale che comunque ci ha fatto divertire molto, poi comunque un buon livello generale, segno che... Possiamo dirlo, Stefano, è andato tutto bene e può essere un progetto che faccia da volano per tutti gli altri, potrebbero essercene altri qui, anzi ce lo auguriamo, nel bellissimo territorio del Gargano. Sì, credo proprio di sì. Oggi abbiamo girato uno spot sulle potenzialità non solo sportive ma anche di ricettività, di organizzazione del Gargano, che deve essere, come dici tu, un volano per altre iniziative simili a queste. Noi ci auguriamo che per il prossimo anno, ma abbiamo già avuto contatti con alcune località che sono interessate a portare avanti questo progetto, speriamo il prossimo anno intanto di ritornare qui, perché è stato veramente uno dei campi gara più belli, posso assicurarvelo, perché le condizioni, la visuale, perché poi c'è tutto il Gargano alle spalle, è bellissimo. Poi ovviamente c'è tanto territorio qui da sfruttare, quindi ecco, ci auguriamo che possa succedere. Non so se possiamo inquadrare, chiedo al nostro cameraman sempre prontissimo, inquadrare la spiaggia, la litorale del Gargano, è un territorio bellissimo, da qui sicuramente vi stiamo offrendo delle immagini bellissime. Intanto noi, Stefano, diciamo, non l'abbiamo nominato molto, la gara che si terrà poi nel più in là, adesso non sappiamo l'orario preciso, quella relativa ai nuotatori con disabilità relazionali, che è comunque un'altra delle iniziative importanti. Da quello che ho capito faranno un percorso di 25 metri sulla spiaggia, poi si immergeranno e ritorno, però è anche questa un'iniziativa interessante che va citata. Sì, indubbiamente, noi a livello di inclusione non abbiamo prerogative, siamo aperti a tutti. Poi, tra parentesi, stiamo parlando di ragazzi che vivono il mare in una maniera incredibile, per cui dare la possibilità anche a loro di fare questo tipo di attività in località come queste non può che farci felici sicuramente. Il mare come progetto di inclusione, se vogliamo, il mare che unisce tutti, dal divertimento allo sport, al turismo, è davvero, come dicevi tu, uno spot per questo territorio. Oggi è andato tutto alla grande, protagonista il mare, possiamo dirlo? Assolutamente sì, protagonista il mare, il nostro splendido mare pugliese, che non ha nulla da invidiare a nessun'altra regione. D'altra parte siamo sempre ai vertici del turismo ormai da tantissimi anni, e devo dire che oggi abbiamo avuto una risposta bellissima dal territorio, per cui un applauso veramente a tutti, da chi ha partecipato, a chi ha organizzato, anche ovviamente a tutte le persone che sono state sulla spiaggia e che si sono goduti questo bellissimo spettacolo. Abbiamo toccato tutti i temi, anche quello che dicevi giustamente tu delle strutture che
comunque purtroppo sono uno dei punti deboli di questo territorio, però naturalmente ci auguriamo, hai lanciato un bellissimo appello tu, perché poi è davvero un peccato vedere tutta questa bellezza, queste gare stupende, atleti, talenti e poi mancare le strutture. Quindi chiudiamo, diciamo così. Intanto non so se il nostro cameraman può inquadrare l'ultimissimo atleta che si accinge ad arrivare al traguardo, ecco, per una correttezza di informazione. Vediamo se riusciamo a prenderlo vicino lì, la moto d'acqua, da notare come viene seguito. È proprio l'ultimo atleta che si accinge. Da notare come viene seguito dall'acqua scooter. Assolutamente sì. C'è l'acqua scooter con la barella medica dietro, poi c'è la barca con Lalla Sportelli che è il giudice gara. Lei, tra parentesi, Lalla si è specializzata proprio nel nuoto in acque libere, è diventata giudice nazionale, per cui stiamo parlando di un'eccellenza anche in questo. Cioè, ecco, la nostra regione riesce anche ad esprimere a livello di giudici, arbitri, anche diciamo persone che amano l'acqua, amano il mare, amano le piscine come noi che diciamo che siamo dall'altra parte, e siamo riusciti ad ottenere anche in questo, diciamo, ottimi risultati. Cioè, la scuola dei giudici unici di gara in Puglia e a livello nazionale è veramente diciamo ad alta qualità. E Lalla Sportelli è una degli esempi sicuramente, ma cito Lalla per non citare ovviamente Patrizia Zappatore, che è la presidentessa del settore, che oggi non è presente, però la preparazione dei nostri giudici, anzi, una cosa che sicuramente, ecco, voglio utilizzare queste ultime cose per chiudere, per uno spot. Esatto. Fondamentale, anche tornando al discorso del salvamento, ci sono tanti appassionati di mare. Abbiate la volontà di iscrivere uno dei tanti corsi di assistente bagnante, soprattutto chi fa anche nuoto amatoriale agonistico, perché può diventare anche una carriera, cioè soprattutto per i giovani può essere anche un modo per potersi approcciare al mondo del lavoro. Ogni lido deve essere obbligatoriamente fornito di addetti a salvamento che devono essere iscritti alla Federazione Italiana Nuoto, quindi ci sono dei corsi federali che si fanno in tutte le province che permettono di poter prendere il brevetto di assistente bagnante sia nella piscina che nel mare aperto. Ecco, io mi auguro che prendete esempio anche dai tanti ragazzi che sono stati qua oggi a darci una mano. E allora, noi ringraziamo Stefano Palazzo per il suo appoggio, soprattutto tecnico della gara. Con queste immagini chiedo all'operatore, dato che siamo in chiusura, vi salutiamo con queste immagini, naturalmente vi ringraziamo. Abbiamo seguito per voi queste due gare bellissime e stupende che sicuramente vi hanno tenuti incollati allo schermo. Chiudiamo con queste immagini, questo è il mare del Gargano, queste sono le bellezze di questo territorio. Naturalmente vi salutiamo, vi ringraziamo, l'appuntamento è alle prossime dirette, sempre sul canale 90, sempre su Antenna Sud Live. Alla prossima!